diciamo questa sessione intanto che si organizzano gli aspetti tecnici, perché dovremo concludere con una tavola rotonda e dobbiamo arrivare in tempo a poter dare tutto lo spazio a tutti i relatori. Interveniamo con una sezione più tecnica in cui parleranno responsabili di collezioni private, pubbliche e di fondazioni relativi ai problemi di restauro, tutela, prevenzione, che è l'argomento chiave, diciamo, di questa giornata. Io sono in questa sede di chairman, di moderatore, per aver partecipato all'organizzazione del convegno Linee di Energia, l'aiuto e il supporto di Intesa San Paolo, al Grattacielo San Paolo di Torino, in cui abbiamo toccato l'arte degli anni 60, 70 e quest'anno degli anni 80, intervenendo proprio a intervistare gli artisti, comprendere le ragioni per cui certe tecniche vengono accolte e inserite nella loro produzione, e soltanto la conoscenza dettagliata delle poetiche e delle intenzioni artistiche è quella che ci permette di intervenire nel restauro con consapevolezza e giusta applicazione del fronte tecnico. Il restauro della fotografia è stato iniziato all'origine da tecnici e chimici che erano gli addetti alla stampa e alla riproduzione dei manufatti. E questi addetti, che erano il fabbricatore, cioè di sviluppo e delle foto, hanno lasciato però presto questo ambito al restauro, perché ci si è subito reso conto che anche la conservazione della fotografia ha bisogno di un approccio critico, e la protezione e il rispetto della creazione artistica nelle sue specificità è fondamentale. Sappiamo che negli anni 60 la fotografia è stata assunta dai nuovi artisti concettuali come uno dei mezzi che la tecnologia offriva per una realizzazione di nuovi tipi di rinnovamento del messaggio. E proprio le caratteristiche di freddezza e di tecnicità e di analisi della tecnica permettevano un messaggio specifico, e la fotografia raggiunge uno status artistico che non aveva mai avuto prima e che improvvisamente la porta ad una condizione, diciamo, di centralità nella produzione artistica. Ed infine, tra gli anni 80 e 90, la fotografia digitale irrompe allontanando la foto dalla testimonianza del reale che aveva sempre avuto fino ad allora, e libera le immagini dalla necessità, dalla richiesta di veridicità che era sempre stata il fondamento. E quindi la fotografia come mezzo artistico non ha più dubbio di poter esprimersi con una sua specificità autonoma, e supera di un balzo tutte le questioni di dibattiti sull'artisticità o meno, in quanto diventa protagonista. E in questo senso la necessità di una politica conservativa con una nuova etica di comprensione di questo medium e messaggio, e la prevenzione a lunga gittata per il futuro, richiede misure appropriate e una tutela specifica. Passo quindi la parola a Melissa Gianferrari per la presentazione di questi interventi proprio a partire da questi temi di tutela. Sì, io ringrazio moltissimo Antonio Rava, che comunque è sempre un riferimento per noi nel campo del restauro del contemporaneo, e vorrei introdurre appunto Corina Giudici, che
ci parla appunto della fotografia, della tutela della fotografia in ambito pubblico. Corinna Giudici non ha bisogno di presentazioni, qui a Bologna, è appunto responsabile dell'archivio fotografico del Polo Museale dell'Emilia Romagna, quindi le lascio la parola. Traghettata Corinna Giudici, forse non esattamente al momento giusto dell'organizzazione della giornata, perché è ovvio che con gli interventi più specifici e preparati sul restauro io sto ancora un po' a distanza e appunto mi interessava parlare di quello che ho vissuto, dei lavori che sono stati fatti da quella che era la Superintendenza dei Beni Storici Artistici prima delle illuminate riforme del 2015, e anche perché, come avete sentito stamattina, non mi aspettavo l'annuncio pubblico, presto andrò in pensione, quindi e quindi è un po', per una delle cose da citare Laura Moro quando ha parlato degli sprint oppure delle maratone, credo che la vita di tutti quelli che sono stati coordinatori, responsabili, conservatori, fototeccari, dovendo imparare al 99% dei casi all'interno delle strutture del MIBAT da puri autodidatti, perché non c'era di partenza la formazione giusta, ecco tutto il percorso per il quale, vivendo all'interno di un istituto che aveva nella tutela il proprio principale obiettivo, pur anche guardando la valorizzazione e così via, hanno gestito, studiato e presentato al pubblico, perché è importantissimo il concetto della fruizione pubblica, e quindi conservare perché si possa fruire e possa fruire il pubblico più vasto possibile. Ma niente, quindi la tutela della fotografia, ma anche contestualmente e contemporaneamente tramite la fotografia, per i molti ruoli di testimone, di importante strumento di narrazione e ripresentazione del patrimonio, della storia stessa del restauro all'interno dell'istituto. Ecco, mi viene bene questa frase che avevo scelto per l'esordio, benedetta la fotografia che lavora. Questa è una frase che ha scritto Andrea Emiliani nel 2004 presentando un volume che avevo curato sulle acquisizioni dell'archivio fotografico principali, si chiamava C'era due volte l'opera, c'era due volte la fotografia, c'era innumerevoli volte l'immagine di quell'opera, di quell'oggetto, di quella fotografia, che è stata poi investita in tempi più recenti, anche questo è già stato accennato in mattinata, da questo ormai molto famoso, molto studiato material turn, che poi non è che la prosecuzione la conclusione non c'è mai, però l'esito di un movimento che parte da molto lontano, dalle definizioni di Le Goff, la fotografia tra documento e monumento in quanto testimonianza densa di civiltà, di presentazione e autoriale, e quindi anche opera, e praticamente dello stesso anno la definizione di Svarkowski, che parla di come la fotografia riesca a rivestire due ruoli contemporaneamente, di specchio e di finestra, vedere altro da sé, la famosa tirannia del referente, ma specchiare anche se stessa, e quindi valori appunto, diciamo, autoriali, di linguaggio prescelti. Naturalmente con la fotografia due punti, sguardo, comprensione e interpretazione, molti anche hanno imparato a giocare, cioè l'osservazione dell'opera d'arte, anche ironicamente trasmessa con alcune immagini. Ecco, quell'unico signore antico è Felice Gianni, che si autoritrae mentre guarda l'affresco di Pietro e Giovanni delle Tovaglie nel chiostro di San Domenico. Ecco, poi, quando parliamo di patrimonio che viene rappresentato con tutta la meraviglia che questa parola significa, all'interno dell'archivio fotografico troviamo ad esempio anche questi. Mi rendo conto che sono un po' affastellate le pagine, però in alto a destra vedete un'immagine che la professoressa Cassese ci ha fatto vedere stamattina, proprio perché è frutto di quel lavoro, cui poi accennerò, fatto dalla soprintendenza
sulla e con l'Accademia delle Belle Arti, poi presentata al bellissimo e importantissimo convegno di Napoli che lei ha citato. Sotto c'è lo studio di una famiglia di restauratori, i Podio, che chi lavora sull'arte bolognese, soprattutto medievale, sicuramente conosce, lo studio di uno scultore, Calandra, il parroco della Pieve di Luzzara che si fa rientrare con il suo gatto perché lo considera evidentemente il suo migliore amico, ed un autoritratto di Alessandro Guardassoni che si ritrae in atto di ricamare, ma sul tavolo di fronte a sé ha il gigantesco banco ottico con cui anche in altre occasioni si è fatto ritrarre. Ecco, il professore prima di me accennava all'emancipazione ormai conclamata della ricerca artistica, della ricerca autoriale, del nuovo linguaggio espressivo, eccetera, attuali della fotografia di oggi, ma in fondo questi valori autoriali, queste ricerche espressive, queste invenzioni anche espressive sono sempre esistite. La famosa fotografia, magari l'avrete vista 100 volte, di Ray Lander, la fotografia bambina poggia un nuovo pennello al pittore, è degli anni in cui all'interno del nostro archivio, che si occupa anche del museo, possiamo confrontare la fontana di Costantinopoli, la fontana di Ayoub, con il pressappoco coevo dipinto di Masini, che è impinato nelle raccolte della Pinacoteca Nazionale, così come il bellissimo autoritratto di Antonio Muzzi in veste di Michelangelo che studia le fortificazioni di Firenze, di cui esiste, di un anno successivo, il dipinto, poi realizzato in base a questa prova. Poi appunto questo dibattito visuale sull'arte della documentazione, l'intenzione autoriale continua in un fertile intreccio che è venuto cancellato dall'immagine di Pignatelli, e solo alcuni nomi che hanno lavorato intorno e a Bologna e variamente anche intorno alla Pinacoteca Nazionale, Luigi Birri, il grandissimo, anche questo conclamato Paolo Monti, Sam Haskins con i suoi affascinanti montaggi, il grande Ugo Mulas che fa proprio un servizio sulla struttura degli allestimenti in Pinacoteca Nazionale qui a Bologna. Quindi parliamo appunto, con il material turn che ormai abbiamo vissuto, delle cose fotografiche, se il termine non vi disturba, cioè le istanze storiche che si sedimentano in questa materialità che naturalmente alloca in sé anche il linguaggio espressivo, le scelte, le interpretazioni autoriali e le varie memorie, sedimenti di memorie, si è detto l'archivio dispositivo di sedimenti di saperi diversi che tutti in qualche modo lasciano una traccia, non prendetela per un'alterazione, ma una traccia, per modo di dire, un velo, il loro velo nel formarsi, nello stratificarsi dei tanti saperi e dei tanti valori che finiscono per costituire quella cosa e la sua lettura. Volevo solo accennare, perché vedo che finora non se ne è fatto cenno, a proposito del material turn, dell'istanza storica, delle memorie storiche, nel 2009 moltissimi di noi, probabilmente anche molti di voi, abbiamo firmato la Flores Declaration per la tutela del mondo analogico all'interno delle fototeche, degli archivi, delle raccolte fotografiche, naturalmente anche perché il momento era quello del confronto con l'avanzata del digitale. No? Quindi gli interventi che derivano, che possono derivare da questa concezione delle cose fotografiche, sono maggiormente quelli dei conferimenti dell'igiene conservativa, quindi interventi di manutenzione o di prevenzione, l'arresto o, se si può, l'eliminazione degli agenti di degrado, questo sulle lastre, sui positivi, la trasformazione anche non solo degli involucri, delle buste, delle scatole, eccetera, ma dello stesso sistema archivio per dargli la possibilità di conservare, a noi piacerebbe dire ad oltranza, e in questo ci accompagna anche la
la potenzialità della digitalizzazione, ad oltranza questi, questi originali fotografici, sulla parola originali non ho fatto male a sollevare la questione, a norma del titolo di una favola di Andersen che è Riposti ma non dimenticati, cioè i ripostigli e comunque i repository in cui appunto archiviamo e conserviamo, cerchiamo di conservare la fotografia, sono anche questo. Di corollario al material turn c'è la nascita di un altro concetto che è molto piaciuto dai filosofi teoretici agli storici naturalmente della fotografia, i semiologi eccetera, che è quello della biografia sociale della fotografia, dell'oggetto fotografia, ben lontano dall'essere la fotografia con la F maiuscola. Questa biografia sociale si costituisce, anche a questo ci sono state immaginate delle cose, dei cenni, di tutto quello che sulla fotografia, dentro o intorno alla fotografia, viene iscritto. Il filosofo Maurizio Ferraris dice che la fotografia è oggetto sociale in quanto è documento iscritto del proprio referente, del proprio contenuto semantico, ma anche riccamente iscritto da questa con la freccia, la mia mamma Rosita, la busta di Achille Villani dove c'è scritto scontornare la croce per evidenziare eccetera le dimensioni così tracciate, o in questi due casi alla vostra destra in alto il San Michele Arcangelo di Ercole Roberti e sotto il vescovo Filasio da Roverella della Pinacoteca di Cesena, nella quale, per non farvi vedere 8 immagini, ho creato una specie di mosaico per dire quanto diversi momenti, diverse epoche, diverse morfologie delle fotografie che rappresentano questo oggetto sono la più ricca e la più consapevole ricostruzione della storia di quell'oggetto o di quel dipinto, quella cosa che in archivio non può essere spezzata, cioè bisogna che esista una sorta di dossier intorno ad ogni opera o attorno ad ogni elemento del patrimonio che conservi. Ecco, poi per dire come soprattutto maturato nell'ambito delle ricerche antropologiche, allora di questo oggetto fotografia importa l'intenzione autoriale, l'oggetto inteso oggetto e soggetto della fotografia e naturalmente l'interpretazione del fruitore, un atteggiamento tipico appunto più dell'antropologia che non di altre discipline. Ma per parlare dei fruitori e delle mille diverse questioni, non pensate che siano sempre solo ricerche sull'Ercole Roberti, San Michele Arcangelo della Pinacoteca. Qui ci sono due risposte, ad esempio, ad un agronomo straniero, non mi pare francese, che cercava l'ulivo nei paesaggi di Bologna del Cinquecento per dimostrare se e come la pianta esistesse già, la cultura esistesse già in quei secoli, e la risposta la troviamo in questi bellissimi, sono una serie di dipinti della linea Fontana che rappresentano i paesaggi agricoli, eccetera. Oppure a destra lo scienziato giapponese che ci scrisse perché cercassimo la rappresentazione in dipinti del 3-400 della dinamica dei fluidi intorno ai piedi del San Cristoforo traghettatore. Passo oltre, ecco, poi molte sono state le occasioni sul territorio di Galvani, queste erano tutte le convenzioni, l'Accademia, e qui di nuovo vediamo delle immagini che mi ha già mostrato il professor Sacassese. In ognuno di questi di queste possibilità e di queste occasioni sul territorio è sempre stato affiancato da noi l'intervento conservativo, se no questo sì, che distacchi la foto di Rossetti all'interno dell'ambito della nostra convenzione. Album fotografici di missionari francescani
militari di Mianin del 1911 e 1913. Anche qui si è accompagnato il restauro a, e vedete come sotto il paesaggio Cina che decorava la facciata dell'album si è scoperto la coppia di olandesini che erano di produzione originale e che comunque è stata staccata e conservata. Poi l'intervento è stato molto più ampio con la totale rilegatura degli album eccetera. L'Istituto Ortopedico Rizzoli con immagini anche di alta qualità, un archivio ancora tutto da esplorare. Non so, la Società dei Reduci delle Sacre Battaglie, cioè il Tardo Garibaldini a San Giovanni in Persiceto, raccolta di fotografie autografate e spedite al segretario che era Ciro D'Angolini, con personaggi che vanno da Edoardo Scarpetta, Gorky e quant'altri. E poi nel nostro archivio non solo storia dell'arte, Bologna durante il fascismo, durante la guerra, con il bombardamento del 12 luglio del 43, e poi le acquisizioni, almeno 20.000 fototipi tra 1990 e 2014, che comprendono fondi di fotografi magari ancora malnoti, fondi di fotografi invece già preziosi e noti come Attilio Gigli, le raccolte dei restauratori e mille altre occasioni. Queste famose lastre Lanzoni, di cui ho scritto che la storia irrompe con forza nella documentazione, affacciati su piazza di Porta Ravegnana e affacciati dalla lastra su di noi. Sono ancora immagini a sinistra di Lanzoni, a destra un dettaglio dalle fotografie del fondo Faccioli. Ecco, l'ultimo grande progetto espansivo e ricostruttivo per storia della tutela, delle immagini, conservazione, restauro e catalogazione è stato il progetto che dal 2014 al 2016 ha interessato gli archivi di quelle che allora erano le due soprintendenze, beni architettonici e beni storici artistici. Gli anni 50 come momento significativo di una speciale maturazione dell'interpretazione d'arte, in questo senso in particolare la nascita dell'archivio Villani, le pubblicazioni dell'archivio fotografico, qui salutiamo proprio direttamente perché si ripetono le stesse cose. Ecco, poi c'è stata la, a mio avviso, in parte distopica decisione del, tra 2015 e 16 di assegnare gli archivi come le biblioteche e i laboratori Razione Loci, che è una dicitura che, non, che per la verità in latino difficilmente esiste. E quindi, ad esempio, la storia delle immagini del sisma può diventare un fondo fotografico da farci pagare? O è piuttosto una importantissima, fondamentale testimonianza dello stato del nostro patrimonio? Fotografi ancora che operano, ci siamo, ho fatto una bella corsa, ma grazie, ho finito. dell'Ottocento gli Aniari cominciano a fotografare, nel 52 è la loro società, quindi si tratta di un archivio privato, quindi ecco perché si desidera comunque ricordarlo per farle la differenza, che però nel tempo in varie parti è stato ovviamente notificato, quindi a partire già dal 1980, compreso l'archivio Villani,
che è entrato da noi in parte ovviamente, però dal 2018 l'intero patrimonio Linari è stato notificato completamente. Completamente cosa vuol dire? Che tutto il patrimonio Linari è considerato bene culturale, comprendendo tutti i negativi, tutti i positivi su vetro e pellicola, tutte le stampe originali d'epoca, cioè vintage prints, gli oggetti unici, la biblioteca, i documenti, che dirvi, registri, apparecchi fotografici, tutto è stato notificato alla Sovrintendenza Archivistica della Toscana, che dice in fondo riconosce Pierina Linari, le cui fondi e collezioni sono di primaria importanza a livello mondiale, rappresenta un unico nel panorama sia nazionale che internazionale, in quanto presenta la collezione tutte le tipologie di manufatti e nonché praticamente raccoglie la storia della fotografia in generale italiana, europea, mondiale, 800-900. Le unicità delle competenze di Linari, come si parla di, ovviamente si sottolinea il fatto delle competenze, ma sì, insomma, delle competenze ce l'abbiamo dagli anni 50 all'800, che siamo impegnati a lavorare sulla fotografia, si fanno campagne. In fondo gli Linari sono stati i primi della Costituzione del Regno, figuriamoci della Repubblica, a censire il patrimonio artistico, il paesaggio italiano, hanno avuto dei grandi progettisti creativi importanti, i fondatori naturalmente, la seconda generazione con Vittorio Cini e Vittorio Linari. Non possiamo dimenticare Vittorio Cini, che è stato nostro proprietario insieme alla Fondazione Cini e che ha fatto entrare tra il 1958 e 63 altri archivi molto importanti. È stato costituito nell'85 il Museo di Fotografia, nuove campagne fotografiche, raccolte, ricerche, progetti, corsi di formazione didattica, tutto, quindi personale di fatto, qualificato, specializzato, che ha fatto, abbiamo fatto nel tempo convenzioni, progetti di ricerca, sviluppo e quant'altro. Di cosa stiamo parlando? 5 milioni di originali, se passate il termine, di cui diciamo zoccolo duro, pesante, imponente, sono tutti materiali su vetro, sono 522.000 negativi, sono solo i negativi, sull'asta di vetro, sarà albumina, colore, gelatina, bromuro d'argento, poi tutti i vintage prints, 1,5 milioni, una collezione forse unica di album fotografici, di cui abbiamo 6.500 album, tutti i negativi su pellicola, bianco, nero e colore, gli oggetti unici ne abbiamo circa 3.000, le autocromie, che ne so, fotocolor, apparecchi fotografici, la biblioteca specializzata in storia della fotografia, un patrimonio quindi di per sé considerevole, che ora tutto giace appunto so come tutelato dalla Soprintendenza. Molto bene. Ma noi cosa abbiamo fatto nel framezzo? Importante, come ha ricordato Giorgio Bonsanti, dal 96 abbiamo fatto la convenzione con l'Ufficio delle Pietre Dure, con la quale abbiamo istituito il laboratorio di restauro della fotografia presso Linari, e che il mio obiettivo era anche studiare le tecniche di restauro sulla fotografia. E dal 2006 abbiamo cominciato a fare i corsi di formazione, al tempo con la soprintendente era la Cidini, e questi corsi ancora ora sono attivi, anzi trovo un sacco di nostri ex allievi, mi fa molto piacere, ecco, che portiamo avanti insieme alla scuola di alta formazione e studio dell'Opificio, con il soprintendente Ciatti e con la direttrice Montalbano della scuola di alta formazione. Anche noi stessi abbiamo partecipato come docenti ai corsi della SAF e al Master di Conservazione e Restauro delle Opere d'Arte Contemporanea, che è stato fatto all'Opificio e che per l'appunto ovviamente riguardava la fotografia e anche la fotografia contemporanea, visto che stiamo parlando di fotografia contemporanea. Non vorrei ricordare anche una tesi di laurea di Giulia Fraticella, allieva appunto della SAF, dell'Opificio, sul nostro patrimonio, che ha fatto un lavoro di sperimentazione dei gel tramite appunto l'idrogel per effettuare la pittura sui positivi, che è stato di grande soddisfazione, e con il quale appunto andiamo avanti ovviamente con la sperimentazione
quali sono le collezioni del Novecento, quindi noi saltiamo tutto l'Ottocento fino al 1950, in quello lo vedremo un'altra volta, noi si parla di quell'insieme di archivi e collezioni che riguardano questo periodo, riguardano autori diversi, da Icari ovviamente ha continuato a fotografare con i suoi fotografi, a Zagna che per un ordine alfabetico diciamo, ma i materiali cosa riguardano? Ovviamente tutti quelli della seconda metà del Novecento, ancora negativi su vetro, Alinari ha lavorato ancora tutti gli anni 60 su negativi su vetro, ovviamente flessibili, tutti i materiali su pellicola, sia per la tecnica del sal d'argento che come per i procedimenti a colori, tutti positivi su pellicola a colori, stampe fotografiche vintage di diverse tecniche di stampa e supporti diversi, ce ne possono essere più disparati. Positivi a colori su carta, chimigrammi, polaroid, stampe digitali, album fotografici, Pfizer, bisogna ricordarsi che poi ci sono anche da tutelare e conservare i file digitali che insomma lo ricordiamo per tutti, la fotografia digitale è insieme ad altri materiali che poi vedremo quella più complicata da sostenere, da conservare. I negativi riguardano fotografi italinari, tra cui un importante che è stato Giorgio Tegge, tra i nostri fotografi, e altri archivi che vi vedo qui elencati di cui possediamo i negativi, oltre che magari anche alle stampe, però ecco, se riguardiamo in questo caso i negativi, quindi di archivi diversi, da Anderlini a Zagna, passando dall'attuale anziché l'AIS, Stanimirovic, Balocchi, Vannucci Zauli, l'agenzia TIM, eccetera. I positivi a colori su pellicola, per positivi a colori si intendono evidentemente i positivi nel senso di diapositive, poi però c'è l'ectachrome, ovvio, tutti siamo sempre stati fotografi di opere d'arte, quindi abbiamo lavorato molto anche a colori e quindi anche Alinari è presente con operatori importanti, ovviamente Giorgio Tegge, abbiamo anche avuto Cesare Colombo che hanno lavorato per Alinari, abbiamo tutto l'archivio a colori della sua diapositiva, quindi fotocolor di Folco Quilici, ma anche quello di Italo Zanier e di altri archivi, tra cui anche l'archivio TIM, che è un'agenzia fotografica molto grande. Le stampe, l'altra tipologia, le stampe fotografiche quindi sempre Alinari e poi tutti questi altri autori ovviamente che riguardano anche autori importanti di cui abbiamo però solo le stampe, può essere appunto Ghirri, anziché io non sono stata le bellissime stampe di Bulls, abbiamo anche quelle di Villani, Bateau, eccetera. I positivi su carta, ricordiamo i chimigrammi, e la fotografia sperimentale, qui abbiamo un importante fotografo a Bologna che ha fatto tutta questa fotografia sperimentale, cioè migliori di cui noi abbiamo qualcosa, fra l'altro l'ultima mostra che abbiamo curato a Trieste è proprio su Nino Migliori, che si è chiusa da poco e che è ritornata qui a casa da pochi giorni. Sì, poi ovviamente le polaroid, le stampe fotografiche di varie tecniche, le stampe digitali, altro problematica, le stampe a colori di vario tipo, le stampe cromogenee, le famose stampe a distruzione di colorante, cioè le Cibachrom, che non sono più in produzione, però di straordinaria bellezza, quelle a getto d'inchiostro, le lambda, tutte le tipologie possibili. Il danno più frequente che noi possiamo trovare è l'alterazione della stampa cromogenica, su cui abbiamo visto magari alcune precedentemente di chi ha parlato su queste alterazioni. Bisogna sempre ricordare per la fotografia contemporanea poi quale sono poi desiderata del fotografo, perché poi a volte il fotografo ha amato delle alterazioni che sono avvenute nelle sue fotografie e quindi non si possono più modificare, quindi anche la fotografia contemporanea in realtà ha le sue problematiche. Alcune fotografie, questo è il migliore, i chimigrammi di Monti, 5 minuti, tattattacchi per le polaroid di Mollino, qui abbiamo Zagner, Veronesi, ecco questo è Ketty La Rocca con questi autori degli anni 70 che mettevano poi anche sulle stampe, su del cartone brutto, ma è così, è scritto col pennarello sopra, questo è un altro Gomba, un triestino
che anche lui incolla sul cartone. Questo è Schifano, che si è sempre molto divertito a fare tutta una serie di cose che per la fotografia è sempre un po' complicato. Franco, Fontana, Erwitt, queste Bateau, tante cose che si possono presentare, tutti negativi su pellicola di vario formato, a rullo o pellicola piana. I fotocolor, se ne abbiamo 300.000, forse si fa. Le varie problematiche che si possono derivare. Ora lo studio, per cosa abbracciare per il restauro, bisogna tenere sempre presente la cultura fotografica, no? Cioè uno deve avere una conoscenza dei materiali. Prima si è parlato che ora è stato riscoperto l'oggetto. No, l'oggetto fotografico è sempre esistito, e che chi non lavorava nell'archivio o nel museo o sulle collezioni non conosceva la fotografia solo attraverso l'immagine del libro o l'immagine digitale. Poi se invece è entrata a conoscere la fotografia, ha capito che, come dice Zagner, la fotografia ha il suo pelo, cioè una sua, evidentemente una sua materialità. È importante per qualsiasi tipo di intervento conservativo e di restauro la conoscenza dell'oggetto, quindi anche noi nei nostri corsi ribadiamo la conoscenza delle tecniche, dei processi di lavoro delle intenzioni autoriali da parte degli autori. Bisogna avere una certa cultura dell'archivio, come si sono sedimentati e come si sono anche modificati questi oggetti all'interno dell'archivio. È stato per noi importante il rapporto con le altre istituzioni mondiali che lavorano nell'ambito della fotografia. Si continua nella ricerca e nella didattica a che cosa siamo addivenuti, e fondamentalmente materiali che si degradano sono fondamentalmente tutti materiali su pellicola, il colore e il digitale. Abbiamo fatto con l'Opificio delle Pietre Dure, in collaborazione con Artefed, un intervento ormai qualche anno fa di monitoraggio dell'archivio per la verifica degli stati di degrado dei materiali su pellicola, nitrati, acetati e colone, e alcuni di questi poi sono stati messi in una cella frigorifera grazie ad Art Defender. Ovviamente sono interventi complicati, a nessuno piace i materiali su pellicola, i negativi, sono brutti. Io una volta se ne parlava, non mi ricordo se erano degli stati generali, c'era la Cartier-Bresson, e facevo nessuno potrebbe fare un discorso del genere in Francia, no? Diciamo, se tu dicessi a tuo zio che basti negativi su acetato, ma se ne buttano via un po'. Cartier-Bresson è un sacro, non si potrebbe buttare via niente. Il negativo di sodio non piace, però in effetti è la prima impronta creativa dell'autore ed è quindi fondamentale. Di fatto c'è un numero altissimo ovunque, e se non si interviene, come noi abbiamo fatto in questo caso, a metterli a freddo e quindi poi abbiamo seguito un procedimento, fra l'altro molto conosciuto, americano, per l'inserimento per la refrigerazione, e poi con una cella frigorifera che controlla a meno 18 e con un'umidità relativa al 30-40%. Questo è stato l'intervento svolto con l'opificio e Art Defender, però di fatto è quello che si consiglia purtroppo a molti, perché la stragrande maggioranza degli archivi sono dei negativi, spesso sono lasciati così alla loro merce. E con questo vi saluto, grazie. Grazie Margherita, importante. E secondo me è molto importante anche aprire il discorso sui negativi, invece giustamente tu l'hai fatto, noi li amiamo molto e siamo riusciti negli anni anche ad approcciarci, chiaramente non ancora con la conservazione a freddo, quindi questo tuo contributo è fondamentale anche per aprire il discorso della conservazione a lungo termine, quantomeno il più possibile a lungo termine. Quindi la collaborazione che avete instaurato con Art Defender è sicuramente molto interessante. E ci sono molti artisti, per esempio Giulio Paolini, che hanno il loro archivio privato e hanno anche attenzioni conservative, perché comunque, come si è detto, è il fulcro della loro azione, quindi tenere l'archivio per loro è mantenere la memoria. Bene, a questo punto chiamo Roberta Russo, che è conservatrice della Fondazione Modena Arti Visive, che si è costituita nel 2017, e quindi diciamo che raccoglie in un'istituzione fondazioni
Fondazione Fotografia di Modena, Galleria Civica di Modena e Museo della Figurina. Buonasera, appunto vi parlerò delle nostre strategie di conservazione preventiva per la collezione di fotografia contemporanea. Come anticipava Melissa, dal 2017 è nata Fondazione Modena Arti Visive, che è quindi un'istituzione, di recente istituzione, ma che ha alle sue spalle, in realtà porta un'eredità di tre istituzioni che operano sul territorio modenese già da diversi anni. E la più nota, cioè la sicuramente nota, Galleria Civica di Modena, Museo della Figurina e Fondazione Fotografia Modena. E l'unione è stata voluta da Comune di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, con lo scopo di creare un'istituzione che si occupi di valorizzazione e promozione della cultura visiva contemporanea, e ovviamente con un occhio di riguardo per la fotografia e il video. Le tre istituzioni portano in dote alla nuova istituzione le loro tre collezioni. Sono tre collezioni importanti, che ha ognuna una propria specificità. E io vi parlerò nello specifico oggi della collezione di fotografia contemporanea di Fondazione Fotografia, che in realtà è a sua volta raccolto l'eredità di quello che era stato l'ex Fotomuseo Panini, raccogliendo quindi anche un cospicuo archivio di fotografia storica, ma di cui oggi non vi parlerò, e vi parlerò esclusivamente della collezione contemporanea. È nata a partire dal 2007, si è costituita secondo una progressione geografica e oggi raccoglie autori, sì, diciamo che la collezione si divide in due nuclei, collezione italiana che raccoglie alcuni dei maestri della fotografia italiana, quindi autori come Ghirri, come Fontana, come Guido Guidi, Francesco Iodice, Mimmo Iodice, qui. Insomma, alcuni tra i più importanti. L'altro nucleo è la collezione internazionale, che raccoglie autori invece dai quattro angoli del pianeta, perché così si è costituita la collezione, dicevo, secondo una progressione geografica, quindi anno dopo anno si è deciso di acquisire opere da diverse aree geografiche. Il primo è stato l'Estremo Oriente, poi l'Europa dell'Est, l'Africa, il Medio Oriente, l'India, l'America Latina, fino agli Stati Uniti. E oggi la collezione raccoglie quindi autori come Vitillim, Goldblatt, Tillmans, Weston, alcuni grandi maestri della fotografia americana. E abbiamo quindi una collezione a questo punto molto variegata da un punto di vista anche tecnico, prettamente tecnico. Si va dalla fotografia classica stampa bruno d'argento su carta baritata fino alla C-print, quindi stampa a colore su carta politenata, fino alla stampa getto d'inchiostro su vari materiali, su vari tipi di carte e montate nei modi più svariati. Quindi abbiamo assemblaggi di materiali che hanno anche caratteristiche diverse,
E come diceva giustamente stamattina Monsanti, qui in effetti non si parla più solo di fotografia pura, strettamente fotografia, ma dell'interazione tra materiali diversi, la plastica, il vetro e tutti quei materiali che vanno alla fine a comporre questi oggetti che non sono più esclusivamente solo oggetti fotografici. Per questo per noi è molto importante la fase conoscitiva, di cui anche altri hanno parlato oggi come fase essenziale, e in effetti per tutte le opere che entrano in collezione noi predisponiamo questo documento che molti di voi conosceranno bene, il Photography Information Record, che è un documento che è stato elaborato dall'American Institute for Conservation ed è ormai un documento condiviso largamente dai più importanti musei internazionali, musei del mondo. E in questo documento, che è una specie di intervista che idealmente dovrebbe essere rivolta all'autore stesso, vengono raccolti quanti più possibili dati tecnici sull'opera, su come è nata l'opera, quindi sulla sua genesi. Quindi dati sulla stampa, se stiamo parlando di stampa inkjet per esempio, è importante conoscere la stampante utilizzata, gli inchiostri utilizzati, la carta e poi come è stato montato questo oggetto. E solo in questo modo noi avremo gli strumenti per intervenire in modo corretto a posteriori, sia rispetto alla conservazione che rispetto a un eventuale restauro. Accanto a questo documento, che appunto descrive la genesi, la nascita del nostro oggetto fotografico, per ogni opera fotografica compiliamo un condition report, che invece è il documento che descrive lo stato di salute della nostra opera al suo ingresso e lo documenta durante tutta la sua vita all'interno della collezione. Quindi ogni spostamento viene attentamente documentato, sia per le opere in prestito sia per le movimentazioni interne. E ne approfitto per dire che al momento si sta elaborando un documento all'interno del gruppo ICON Conservazione. Ci sono delle persone qui in sala che parleranno anche più tardi, che ne fanno parte, tra cui Federica Ria, e il gruppo su Condition Report coordinato da Camilla Mazzola, qui presente, e si spera quindi alla fine di avere un documento condiviso per tutte le istituzioni italiane. La collezione ha, fin dalla sua nascita, ha avuto un suo status ben preciso, che è stato quello di essere stata costituita per essere divulgata. Questa sua caratteristica peculiare, quindi una collezione che viaggia molto, è spesso prestata per mostre, anche in questo momento alcune opere si trovano all'interno di Artefiera, alcune nostre opere, e quindi ovviamente noi abbiamo dovuto tenere conto di questo aspetto peculiare della collezione nel momento in cui abbiamo dovuto fare delle scelte conservative. E una di queste è stata quella di incorniciare la maggior parte delle opere in collezione. E sento il dovere, diciamo, di giustificare questa scelta. E comunque una delle motivazioni è questa, il fatto che le opere sono spesso in movimento. Un'altra è che la maggior parte delle opere in collezione sono di grandi dimensioni e quindi difficilmente conservabili
in cassettiera, per esempio. E un'alternativa potrebbe essere l'arrotolamento, ma sappiamo bene che per la fotografia questa non è una soluzione idonea per vari motivi, perché successivamente diventa difficile restituire piena planarità all'opera, o può risultarlo se l'opera rimane lungo in queste condizioni. E molte fotografie contemporanee, per esempio, poi quelle in particolare stampate su carte porose, che spesso sono accoppiate agli inchiostri, ai pigmenti, quindi le carte che potremmo definire fine art in genere, visto che al loro interno contengono dei minerali, sarebbe sempre bene non arrotolarle, perché potrebbero intervenire fratture superficiali. E in ultimo, sempre queste carte, le cosiddette fine art, hanno una fragilità superficiale per cui si sconsiglia addirittura la conservazione anche in archivio con carta, perché alcuni test hanno dimostrato che possono determinare abrasioni superficiali. Quindi la soluzione per questo tipo di carte sembra davvero quella dell'incorniciatura. Altri motivi che alcune delle opere entrate in collezione nascono in origine con una cornice che fa parte integrante dell'opera e quindi ovviamente fa parte del significato dell'opera stessa, come anche in questo caso. E in questo caso, ad esempio, invece abbiamo un'opera montata su Diasec, una sprint montata su Diasec, opera di grandissime dimensioni, e anche in questo caso la cornice, diciamo, chiamiamola così, il montaggio è parte integrante dell'opera, non divisibile. Questo è un altro caso di Diasec, e in questo caso l'opera è montata direttamente invece su alluminio, e anche in questo caso l'opera è giunta in questo modo in collezione, e questo fa parte indubbiamente delle scelte dell'autore, su cui noi non possiamo mettere in discussione, che non possiamo mettere in discussione. Fino ai classici americani, che magari abbiamo incorniciato con un più classico passepartout. Uno dei problemi, uno dei limiti di questa scelta conservativa può essere la necessità di spazi, di ampi spazi per la conservazione. E la nostra soluzione è stata quella di trovare uno spazio all'interno di Palazzo Ducale di Sassuolo, e ci hanno messo a disposizione 4 ambienti che abbiamo arredato, abbiamo predisposto, abbiamo condizionato e abbiamo sistemato dei rilevatori di temperatura e umidità relativa che ci permettono di monitorare il clima in modo continuativo anche a distanza, perché ci trasmettono via wifi i dati, e quindi riusciamo ad intervenire in modo tempestivo per qualsiasi necessità. E in ultimo vi parlo del master di alta formazione, perché all'interno di Fondazione Modena Arti Visive c'è un dipartimento educativo che si occupa appunto della gestione di alcuni corsi, tra cui anche un master di alta formazione sull'immagine contemporanea, che ha l'obiettivo di formare professionisti che si occuperanno di professionisti dell'immagine, di fotografi potenzialmente, tendenzialmente. E all'interno del corso di studi sono state inserite alcune ore dedicate alla sensibilizzazione degli studenti rispetto al tema della conservazione e della durata dei materiali per la fotografia contemporanea.
e dando loro quindi, si spera, alcuni strumenti per avere maggiore consapevolezza e conoscenza dei materiali e quindi saperli usare al meglio secondo quelli che sono i loro obiettivi. Ringrazio. E all'interno dei quali poi esiste un collegamento con il restauro, naturalmente o corsi di restauro, laboratori di restauro, oppure appunto, come diceva Roberta, anche momenti peculiari per la conservazione a lungo termine della fotografia contemporanea. E ora abbiamo Federica Delia, che è appunto una libera professionista di Roma, e che ci parlerà dell'uso della carta coreana, della carta Ange, di cui appunto tanti restauratori della carta sentono parlare da diverso tempo, ma nel campo fotografico senz'altro è ancora un territorio inesplorato, quindi lascio la parola a Federica. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi invitata qui a parlare di questo materiale nuovo, eppure tanto tanto antico come la carta Ange, che vorrei proporre qui come un arricchimento, diciamo, rispetto alla scelta che noi abbiamo di selezionare materiali per il restauro. Si sente? Questo lavoro nasce nell'ambito della sperimentazione del gruppo 130 sull'applicazione appunto della carta coreana al restauro di opere d'arte su carta. È anche il frutto della preziosa collaborazione con la collega Barbara Cattaneo, che ha parlato questa mattina, che ringrazio perché insomma è stato sempre un ricco confronto e penso che sia molto utile in questi casi quando si sperimentano materiali nuovi. Il gruppo si è formato nel 2014 a seguito di un workshop di alta formazione organizzato a Milano dal Consolato della Repubblica di Corea, che prende il nome questo gruppo dall'Ange Award annunciato in occasione del 130° anniversario dei rapporti bilaterali Italia-Corea. Questo gruppo è formato da restauratori specializzati appunto sulla carta che poi hanno impegnato il loro tempo al settore di propria competenza, quindi sperimentando la carta su libri, documenti, arte grafica e appunto stampe fotografiche. Quindi l'applicazione è iniziata nel 2014 e nell'arco di questi ultimi anni abbiamo presentato i risultati della ricerca in Italia e all'estero, in particolare a Londra in occasione della Art and Evolve 2015 di Icon e presso il Rijksmuseum di Amsterdam, dove tra l'altro c'erano molti di voi, che organizzato da Icon CC, di lavoro per il materiale fotografico, dopo il quale tra l'altro colgo l'occasione per dire che abbiamo fondato la commissione conservazione di Icom Italia proprio grazie all'entusiasmo che avevamo trovato incontrandoci lì. E Roberta appunto prima citava alcuni dei lavori che stiamo facendo. Nel 2016 ho avuto inoltre l'occasione di fare un viaggio in Corea proprio per studiare la fabbricazione di questa carta. Quindi grazie a questo viaggio cercherò adesso brevemente, visti i tempi molto ristretti, di raccontarvi com'è il processo di fabbricazione. La carta coreana è tratta dalle fibre di gelso, in coreano dak, della specie Bruzzonantia gazzinochi, e ha una tradizione millenaria, come dicevo. La raccolta avviene durante l'inverno e in genere vengono recisi gli arbusti alla base della pianta, circa 10-15 cm, per garantire una ricrescita veloce e quindi anche un raccolto successivo. Questi fusti vengono prima bolliti a una temperatura di 100 gradi per circa 5 ore e questo consente di ammorbidire la corteccia che può essere rimossa quindi dal fusto della pianta. È la corteccia infatti che viene utilizzata per fabbricare la carta. Per poter raffinare questo materiale viene utilizzato un coltello e a mano viene rimossa la parte esterna di questa corteccia, la parte più scura, che non viene utilizzata, perché è più ricca di materiali deperibili.
La carta viene, scusate, oh, ecco, la carta viene quindi sottoposta a un bagno alcalino, diciamo, all'acqua viene di solito aggiunta cenere di vario tipo ricavata dagli steli di diversi tipi di piante, tra cui il grano saraceno, il peperoncino, il cotone, la paglia di riso. Questo bagno alcalino consente alla carta, alle fibre, di ammorbidirsi e anche di rimuovere eventuali sostanze deperibili come la lignina, la pectina, eccetera. In questa slide potete vedere l'effetto del processo sul materiale, dall'arbusto prima della raccolta, la corteccia in tutti i suoi strati, quindi le fibre, diciamo, la parte bianca della corteccia, che è quella che si utilizza per la carta, le fibre dopo la bollitura nel bagno alcalino e dopo il risciacquo in acqua. Dopodiché la polpa viene battuta per circa 30 minuti con delle lunghe mazze di legno e nel frattempo viene ricavata una mucillagine che viene estratta dalla pianta di hibiscus, l'hibiscus manicot che vedete in foto, che servirà per mantenere in sospensione le fibre all'interno del bagno, della vasca, diciamo, dove si immergerà il telaio per formare il foglio di carta. Questa che vedete è la tecnica di importazione giapponese, che viene utilizzata anche in Corea, viene chiamata Sanpal. La mostro perché diciamo, alcune delle carte che utilizziamo anche in questa ricerca sono tratte da questa tecnica giapponese con però il metodo coreano. Questo invece è il metodo tradizionale e se notate il telaio ha una forma diversa, insomma, e quindi impone dei movimenti differenti e quindi, diciamo, comportano anche delle particolarità della carta, che appunto è diversa da quella prodotta con il metodo giapponese. Quindi la carta viene impilata, interfogliata come vedete con dei fili di nylon per consentire la separazione una volta che la carta viene pressata, cioè le carte vengono pressate, perché questa pila contiene molta acqua e quindi la pressatura serve per eliminare la parte in eccesso. Dopodiché viene asciugata quando ancora umida su dei pannelli di legno al sole oppure su lastre metalliche come vedete nella foto a destra. Un'altra particolarità della carta coreana, del processo coreano, è la calandratura, che in Giappone non avviene, dochim chiamato, attraverso questi grossi martelli di legno e quindi il prodotto è finito. Questa calandratura permette alle fibre di compattarsi e rende la carta anche più lucida. Per poter validare l'uso di questa carta ci siamo avvalsi anche dell'aiuto laboratori diagnostici, in particolare l'Innovab di Milano e la preziosa collaborazione del professor Calvini, a cui voglio dedicare un pensiero e un ringraziamento speciale. Queste che vedete sono le carte selezionate e utilizzate per le applicazioni, che sono state quindi analizzate previamente, 6 tipi di carta coreana e 2 di carta giapponese, di cui 3 prodotte con il metodo Sangbal e 2 con il metodo Webal, scusate, la carta coreana, parlo della carta coreana. Queste sono alcune delle analisi che sono state fatte, dall'analisi del pH, della grammatura, la ruvidezza, la bagnabilità, la resistenza allo strappo, la determinazione del grado di bianco, insomma non mi dilungo troppo, sennò perdiamo troppo tempo. I risultati ottenuti suggeriscono quindi che le carte, sia giapponese che coreana, sono idonee alla conservazione. I pH e la grammatura sono leggermente diversi dai valori indicati in commercio, questo perché probabilmente, siccome sono carte prodotte a mano, non sono omogenee. In ogni caso, secondo il professor Galvini, è bene diffidare dalla dicitura di carta giapponese o carta hanji se non siamo certi della provenienza, perché molte carte vengono prodotte con questa dicitura però non sono effettivamente eseguite secondo il metodo tradizionale o comunque non hanno le componenti pure della carta coreana o giapponese. Quindi con questi presupposti si è potuto procedere all'applicazione.
E tra i componenti del gruppo 130, appunto io e Barbara Cattaneo ci siamo occupate di sperimentare la carta Angi su stampe fotografiche. L'applicazione ha interessato diversi tipi di fotografie su supporto cartaceo, naturalmente, quindi stampe all'albumina, distotipi, gelatina e sale d'argento. Le carte utilizzate sono state applicate per la sutura di strappi, il risarcimento delle lacune, e è stata testata anche la resa della reintegrazione cromatica con acquerello, acrilico, pastelli, grafite, eccetera. E anche la finitura con diversi eteri di cellulosa. Ad integrazione dei test sui campioni di fotografie, la sperimentazione è stata effettuata anche su un materiale fotografico originale proveniente dalle collezioni della Società Geografica Italiana e della Biblioteca Herziana, per cui che ringrazio anche per la collaborazione e l'entusiasmo che hanno dimostrato nel collaborare a questa ricerca. Quindi quelli che seguono sono alcuni degli esempi delle mie applicazioni, che spero potrò estendere anche a altri esemplari più contemporanei. Questa stampa dei fratelli Linari presentava due lacune in corrispondenza degli angoli inferiori, come potete notare, e si prestava, a mio avviso, insomma, per essere utilizzata come confronto tra la carta giapponese e la carta coreana. È una stampa di mia proprietà, quindi insomma nessuno avrà da dire nulla. Dunque, quindi sull'angolo inferiore sinistro è stata utilizzata la carta Hanji 1401 e 1303 e sull'angolo inferiore destro invece la carta giapponese di simile spessore. È stata eseguita l'integrazione pittorica d'acquerello e esteso anche uno strato di fusaggi per il coating della carta. A confronto le due carte insomma sembrano comunque entrambe utili per questo tipo di intervento, anche se risultano più trasparenti della carta fotografica originale. Questo secondo tipo di utilizzo della carta Angi per il risarcimento di lacune è stato applicato a due fotografie stampe alla gelatina e sale d'argento appartenenti alla collezione della Biblioteca Herziana, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, quando furono eseguite in Italia estese campagne fotografiche a supporto delle operazioni di protezione delle opere d'arte, anche rimaste danneggiate, come in questo caso, durante i bombardamenti. Le stampe sono state poi montate negli anni 60-70 secondo uno stile tipico della biblioteca. Questo restauro quindi ha visto la Angi 1401 per il restauro della stampa di sinistra, mentre per quella di destra è stata utilizzata invece una carta a macchina. Qui pure ho voluto, diciamo, utilizzare una carta differente a confronto con la carta coreana. Diciamo, la differenza sostanziale è stato nel grado di bianco della carta naturale, chiaramente, quindi più giallo nel caso della carta coreana e molto bianco, anche troppo, insomma, nel caso delle carte a macchina, che comunque dopo l'applicazione della reintegrazione cromatica e anche grazie all'applicazione di uno strato di barite hanno permesso comunque di ottenere risultati entrambi apprezzabili. Ho trovato utile e efficace anche l'applicazione per alcuni tipi di montaggio, di collage, come in questo caso, un album della collezione della Società Geografica Italiana, nel quale erano state raccolte e spesso assemblate queste fotografie che diciamo, raffigurano panorami e ampie vedute montane. Per l'assemblaggio è stata utilizzata invece carta Angi 1303 adesa al verso e si è dimostrata molto flessibile e resistente alla piega e aggiunge uno spessore solo impercettibile all'assemblaggio. E anche questo caso appartiene alla collezione della Società Geografica Italiana. E qui invece è stata utilizzata carta Angi 1101 solo per il montaggio delle fotografie, applicandola a V. Quindi per riassumere, qui ho voluto elencare le carte che ho utilizzato e le applicazioni che ho eseguito su queste stampe. Diciamo, la più sottile si presta per la sutura degli strappi e la velatura, per i montaggi a T o a V, per i montaggi a vide, la 1303 come la 1308 anche per la foderatura, la 1308 in particolare non è vergata e quindi si può utilizzare anche per lo spianamento in alternativa a strane diciamo sintetiche che si utilizzano più in uso comune, quindi come il Gore-Tex o il
Sympatex e la 1401, che è la più spessa, si presta molto bene per il risarcimento di lacune e si tinge anche questa molto bene sia per immersione che a pennello. Per concludere, se vorrete anche voi utilizzare la carta Hanji per i vostri montaggi e i vostri restauri, vi prego scrivetemi, insomma, sarò felice di rispondervi e anche di confrontare i risultati ottenuti. Grazie. Allora, chiamo Elvira Sottonelli, che rappresenta una realtà bolognese molto importante da tantissimi anni, direi dagli anni 90. È socia della fototeca. Le chiedo di essere rapida in me, nonostante l'intervento sia interessantissimo perché sulle stampe digitali, però siamo un pochino in ritardo. Sì. Benissimo, allora, chi mi conosce si chiederà cosa che fa Elvira con le stampe digitali. Poco. La provocazione di Melissa, che ha bocciato tutti i miei proposte di intervento su quello che a me sta molto a cuore, cioè la conservazione dei negativi, ad esempio, oppure nuovi metodi di applicazione di tecnologia sul restauro dell'aerotipo o sulla conservazione, diciamo, dell'aerotipo, mi hanno lanciata in questa sfida, che è quella delle stampe digitali, anche perché nei giorni precedenti, appunto, i nostri contatti, avevo avuto delle domande da parte di colleghe restauratrici che si trovavano a avere a che fare con delle stampe digitali che avevano dei problemi di conservazione, ma ai loro non riuscivano a capire che tipo di stampe fossero e come operare. Anche i ritocchi che provavano fare non erano rispondenti alle loro aspettative, per cui si erano rivolte a me e ho detto: ma un attimo, mi documento. Per cui volevo partire da questi due fondamentali testi per chi ama il libro stampato: il testo di Jürgens e il pregevolissimo rapporto di Barbara Cattaneo al restauro della fotografia, in questo e all'intervento di Roberto Piantavigna sul materiale digitale, tanto per appunto il testimone, per poi vedremo dopo passarlo a chi. Quello che si vede quando si affaccia al mondo della stampa digitale è che c'è una presenza variissima di supporti, montaggi, tecnologie di stampa. Se prima con le stampe, ad esempio con l'omogenico, avevamo le stampe montate su D-Bond, montate su Forex, su controformate sul clinico, adesso il creativo può decidere di stampare direttamente su tutti questi supporti, per cui il mare è vastissimo. La selva oscura è appunto questa, nel senso, se voi andate in un bosco che conoscete di notte, siete persi. Uno che si occupa di fotografia analogica, sempre come me, si è sempre occupato di fotografia chimica, immerso nel mondo della stampa digitale, è perduto. Non più tardi di stamattina alle 8 ho trovato un nuovo vettore dei pigmenti in una nuova tecnologia di stampa, per cui veramente è un mondo e un mercato in continua evoluzione. Bisogna molto, appunto, applicarsi a questa cosa, e solo, secondo me, le scuole di alta formazione e le accademie hanno i mezzi per eseguire ricerche, tempo per portare avanti la sperimentazione. Il banale problema, per esempio, solo dell'accoppiamento su dei materiali di supporto, è stato uno dei nostri rarissime incursioni nella fotografia moderna. Abbiamo dovuto separare dai supporti secondari in Forex, questo è un gruppo di 10 stampe qualche anno fa, ed è stato un intervento abbastanza impegnativo. C'è un'altra variabile, che è quella dei trattamenti di finitura, perché se andate a curiosare sui siti di chi stampa professionalmente il digitale, vi offrono sempre vari tipi di spray protettivo. E anche qui ritorniamo al discorso, gli inchiostri, le carte, gli spray sono tutti materiali protetti ancora, perché sono assolutamente commerciali. Per cui, quante variabili possiamo avere con questo
in questi materiali infinite. Pensate che solo lo stato protettivo può essere spruzzato a spray, oppure passato con una seconda passata nella stampante, oppure proprio dato come flatting. Poi ovviamente ti propongono anche la laminazione delle tue stampe. La cosa è abbastanza variegata, per cui necessita di un po' di indagine. Io stessa nel mio studio ho esposto una serie di pannelli fotografici che sono questi sinistra colorati stampati su diversissimo materiale. Abbiamo legno, alluminio, forex, acrilico, face mounted, e sto vedendo piano piano cosa succede a questi materiali. In realtà quello che viene chiesto agli restauratori in genere succede con la telefonata di qualcuno che ti chiama perché la stampa si è danneggiata, e allora ci deve però riuscire a spiegare che cos'è questo danno e che cos'è questa stampa. Per cui, come rilevava prima Roberta, è fondamentale per chi acquista, per chi detiene, conserva materiale fotografico, sapere di che cosa si tratta. In questo momento in cui gli autori sono ancora tutti vivi, o molti di quali sono vivi, si può certamente, dopo un danno di tipo meccanico molto forte, chiedere permesso di avere una ristampa. Però cosa succederà più avanti, quando questa cosa non si potrà più fare, quando chi ha comprato sul mercato alle aste del materiale e l'ha pagato un sacco di soldi avrà bisogno che questo materiale avrà bisogno di restauro sul materiale? Bisogna fare assolutamente ricerca ed esperienza, partendo dalla nomenclatura, proprio dal capire come chiamare materiale. Stampa digitale non vuole dire niente, dobbiamo piuttosto parlare di elettrofotografia, stampa sublimazione, stampa getto d'inchiostro. E se questo va bene per una didascalia in una mostra, in una fiera, non va più bene invece per quando parliamo di conservazione, perché abbiamo bisogno di avere più informazioni. Più informazioni che, per esempio, per quanto riguarda tra l'altro la stampa getta d'inchiostri, che viene commercializzata con un sacco di nomi diversi, tutte queste varianti, l'API propone di inserire queste varianti nella nomenclatura per quando abbiamo una scheda a scopo conservativo, perché per chi si vuole approcciare, parlo ai giovani delle accademie, al mondo, iniziate da questa diapositiva. Una volta l'identificazione dei materiali fotografici avveniva appunto con l'identificazione di quanti strati è composta la fotografia. La stessa cosa succede con i materiali digitali. Stampa progetto d'inchiostro stampata su tre carte diverse: carta normale, carta con rivestimento prodotto e carta resin coated. Per salvarci in questo mare magno, in questa selva scura, c'è il DP3, e questo portale gratuito dell'API, che come il Graphic Atlas è stato un cardine per quella che è l'identificazione dei materiali analogici, è per i materiali digitali. Vi prego di osservare le varie sezioni: tecnologie, descrizione delle tecnologie, deterioramenti, tipi di deterioramento. Su questo bisognerebbe anche magari noi restauratori facessimo due parole per delle traduzioni in italiano meno cacofoniche di, ad esempio, sanguinamento per il bleed, per cui è un pochino anche cupo come cosa. Però notate che cosa? Che in questa minor tendina c'è una sezione per flood, per cui allagamenti. E questo cosa ci dice? Che in particolare i materiali digitali sono sensibili, come tante altre cose, all'acqua. Il sito di Willem è sempre super aggiornato con le ultime rating di permanenza delle stampe prodotte da determinate stampanti con un determinato set di inchiostri. Siamo arrivati ad avere dei set di inchiostri di 12 inchiostri, per cui una resa tonale spaziale. E però, se vedete, anche una certa disparità tra quella che è la conservazione della stampa senza glazing, più senza vetro, o con il vetro, o con un vetro normale, o con un vetro anti-UV. E non c'è niente di nuovo sotto il sole. Il deterioramento del materiale fotografico si parte sempre da queste tre cose:
temperatura, umidità e inquinamento. Danno diversi tipologie di danno, però sono sempre queste le cose fondamentali. Dalle due pubblicazioni che abbiamo visto prima, cosa è successo di nuovo? Sono stati fatti degli studi approfonditi e nordamericana ha uno studio sui danni dell'ozono, segue uno studio per mitigare i danni dell'ozono. È una cosa che io adoro perché, mamma mia, non ci siamo. Per cui tutti questi studi, che sono comunque liberamente consultabili sul sito appunto del P2E, ci portano a una serie di considerazioni che non sono molto felici. Cioè, i materiali digitali, soprattutto quelli a getto di inchiostro, che sono tra i più diffusi e più utilizzati, sono molto fragili. Sono fragili al pari delle stampe cromogeniche, delle stampe a colori. Ci sono anche particolari difficili da studiare. Per esempio, lo stesso tipo di stampe, sullo stesso tipo di superficie, si può essere, che ne so, più sensibile all'abrasione e meno sensibile ai graffi. Abrasione e graffi sono due cose separate. Così come ci sono difetti di delaminazione o di cracking su diversi tipi di carte. Per cui sarebbe molto stimolante iniziare una bella ricerca fatta bene e soprattutto anche una ricerca che vada a interpellare i creatori, cioè gli artisti, gli stampatori e i galleristi. Perché nelle collezioni pubbliche c'è ancora molto poco materiale digitale, però presto ce ne sarà tanto. Una piccola curiosità, un piccolo bignami di tutte queste cose è, per esempio, i nastri adesivi sono molto reattivi con questo tipo di stampa, bisogna stare molto attenti e soprattutto quelle base acquosa. Si è molto focalizzata la ricerca sull'umidità e gli effetti dell'acqua. Se ci pensiamo, la stampa digitale non è come una stampa analogica a colori che nasce nell'acqua, perché tutte le stampe analogiche nascono nello sviluppo e nel fissaggio, mentre le stampe digitali non hanno questo tipo di rapporto con l'acqua, per cui bisogna trattarle in maniera proprio molto puntuale. Andatevi a vedere se per vostro divertimento questo video su YouTube in cui mettono a bagno diversi tipi di stampe digitali e getto d'inchiostro o inchiostro a pigmenti in acqua e si vedono delle simpatiche reazioni, poco simpatiche. Per questo a me piace essere molto sempre propositiva, per cui chi ha archivi, chi tiene le stampe, inizia a pensare di crearsi degli alerti visivi da mettere sulle scatole in relazione ai materiali che più o meno sono sensibili all'acqua. E allora, oltre alla cosa banale di mettere le stampe per terra o vicino al pavimento, in locali che possono essere soggetti a perdite di acqua di qualsiasi tipo, focus al semaforico rosso, verde, giallo può essere utile. La altra brutta notizia è quella che il materiale digitale a getto d'inchiostro cade a livello conservativo per una buona conservazione nella famiglia delle stampe, dei materiali più fragili, per cui è accettabile una conservazione attorno ai... Alfredo, mettete la roba al freddo e non ci mettete sopra niente. Va benissimo mettere il materiale in cornice per evitare graffi, abrasioni, l'inquinamento atmosferico, in particolare l'ozono e il diossido di azoto, che danno dei problemi alla stabilità degli IRL, cioè ai recettori dell'inchiostro. A contatto con i materiali fotografici con le stampe digitali, le ultime normative, indicazioni danno di mettere solo fogli di poliestere, e pensate che cosa può ricadere sulla spesa per i materiali conservativi quando la fotografia digitale è enorme. Per cui un'altra cosa simpatica relativamente, è che ovviamente le stampe digitali non dovrebbero essere rotolate, però i siti che te le vendono online te le stampano, te le mandano in un rotolo. Per chi vuole iniziare a mettersi sul campo, a sperimentare, vi consiglio di fare il giro degli stampatori a raccattare cartucce di inchiostro esaurite per avere gli inchiostri, per provare i ritocchi e varie cose. E soprattutto anche se ci sono riuscito
a trovarli campionari di carte fotografiche, e spero di avervi dato un sentiero. Vi passo il testimone, ciao ciao. Grazie Antonio della presentazione, volevo innanzitutto ringraziare l'Accademia per l'invito, credo che sia una giornata veramente importante nel fare un'Accademia di Belle Arti, lo sottolineo in quanto ex studentessa di un'Accademia di Belle Arti, quella di Torino, dove ho frequentato uno dei corsi così definiti allora, nel 98, sperimentali, quindi per me è importante anche perché in effetti proprio attraverso lo studio anche della fototeca dell'Accademia Albertina che ho mosso i primi passi in questo settore di studio. Particolarmente legata. E quest'oggi vi parlerò di un caso studio che abbiamo affrontato quest'estate e che entra, diciamo, nelle problematiche che sono legate al restauro delle stampe fotografiche montate di grande formato, montate su un supporto secondario. Un po' Elvira lo accennava prima, tutte le difficoltà, in effetti è qualcosa con cui ci si confronta. E in effetti fin dagli albori della fotografia spesso le stampe fotografiche, lo sappiamo, vennero montate su un supporto secondario. Era un tipo di operazione che veniva messo in atto a seguito della realizzazione dell'immagine fotografica e che prevedeva spesso l'incollaggio in piano, quindi totale, su un supporto secondario. Diciamo le finalità potevano essere diverse, le conosciamo, spesso sono legate alla cura o diciamo finitura dell'oggetto fotografico, come nel caso delle carte visite, quindi l'idea di impreziosire l'oggetto dando annotazioni sul fabbricante delle immagini, come spesso veniva apposto sul verso del cartone, appunto di montaggio, o appunto decorando le immagini sempre con motivi decorativi a stampa, ma poteva anche essere una finalità di tipo pratico, come nel caso delle stampe di stenoscopia, dove appunto le immagini era importante che si fossero esattamente ad una distanza corretta per poter essere visionate correttamente con questo effetto, diciamo, 3D all'interno del visore. Ma lo scopo sicuramente primo era quello di tenere in piano le stampe. Perché? Perché le stampe appunto venivano realizzate su fogli di carta di grammatura spesso molto ridotte, quindi erano soggetti alle deformazioni superficiali derivate dalle variazioni termogrammetriche ambientali, tanto che spesso finivano per arrotolarsi. Scusate, sono tornata indietro, ho fatto un po' di pasticcio. Ecco, dal punto di vista conservativo sappiamo diciamo questa esigenza di mantenere le stampe in piano sicuramente crebbe nel momento in cui con l'evoluzione tecnica si poteva stampare in formati via via sempre più grandi, fino ad arrivare, lo citava prima poco fa Elvira, alle stampe a plotter o inkjet, in cui il formato può raggiungere anche diversi metri di lunghezza. Nel corso degli ultimi anni, come accennavamo, chiaramente sto facendo veramente un sacco di pasticcio con la presentazione. Nel corso degli ultimi anni si è investito molto nel campo della ricerca proprio di materiali, di nuove metodologie di montaggio, introducendo i materiali di cui accennavamo, quindi il D-Bond per esempio, le schiume PVC o in polistirene, il Forex o montaggi a sandwich che sono stati anche precedentemente citati e che prevedono l'inserimento della stampa fotografica tra un supporto rigido opaco ed uno trasparente che ne protegge la superficie. Questa nuova attenzione per queste tipologie di montaggi deriva anche da un gusto crescente per ottenere, diciamo, immagini di grande formato che siano il più possibile rigide, perfettamente planari, che quindi siano facilmente stoccabili ma soprattutto facilmente esponibili a parete durante l'esposizione senza l'utilizzo di cornice.
Dal punto di vista conservativo sappiamo che il montaggio in piano sul supporto secondario ha sempre presentato numerose problematiche che sono legate al reciproco interscambio che si stabilisce tra originale e supporto di montaggio. Problematiche che sono legate alla qualità dell'adesivo, quindi alle sue proprietà di pH, di capacità di ingiallire nel tempo, di penetrare all'interno del supporto e di macchiarlo spesso irrimediabilmente. Ma sono legate anche a difetti di adesione che si possono generare nel momento del montaggio e che chiaramente aumentano in funzione dell'accrescimento della dimensione dell'immagine. Non è affatto poco frequente trovare immagini staccate perimetralmente che pure presentano difetti di adesione con la formazione di bolle o appunto di stacchi localizzati. Proprio perché è difficile, soprattutto appunto nelle ampie dimensioni, controllare la buona adesione su tutta la superficie e anche la pulizia. Spesso, lo sappiamo, si depositano piccole particellate che danno quel piccolo effetto di puntinato su numerose stampe. Ma altra problematica è legata alla proprietà, scusate, alle proprietà del supporto secondario, sia per quanto riguarda i cartoni di montaggio, quindi di nuovo le proprietà di acidità del supporto cartaceo, ma anche alle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali di supporto. Il caso del Forex, che di nuovo Elvira citava prima, purtroppo sono materiali di per se stessi estremamente rigidi che quindi sono in grado di registrare in maniera irreparabile un danno, per esempio, accidentale. Quindi questo determina, dal punto di vista conservativo, spesso per il restauratore la necessità di distaccare l'immagine o tentare di distaccare l'immagine fotografica dal supporto secondario per salvarla, eventualmente per sostituire il supporto stesso. Ed è proprio qui che nascono i problemi, perché ci si confronta con la reversibilità degli adesivi che sono stati utilizzati. Chiaramente nell'ambito della fotografia storica gli adesivi sono per lo più di natura vegetale, per cui spesso in ambiente acquoso sono facilmente rigonfiabili, ben diverso invece l'ambiente della fotografia moderna contemporanea, dove ci si confronta con adesivi acrilici, vinilici, quindi ben più complicati. Ed è il caso con il quale purtroppo ci siamo confrontati nel corso della scorsa estate, affrontando il restauro della stampa La gelatina e bromuro d'argento su carta varietata, intitolata La Voie Lactée, l'opera di Marray. Si tratta di una stampa di grande formato, ha una misura di 100 di altezza per 178 di larghezza ed attualmente parte di una collezione privata torinese. E l'ingrandimento di una delle immagini che erano contenute all'interno del portfolio Le Voie Lactée, che è una delle ultime opere che Marray realizzò, e venne appunto realizzata, probabilmente, anche se non abbiamo dei dati oggettivi, in occasione di una mostra personale che Marray tenne presso la Galleria del Fauno di Torino nel 1974, come dimostra la dedica che è apposta al verso del supporto secondario sulla quale era stata applicata l'immagine fotografica attraverso l'uso di un unico foglio di via adesivo. Si tratta di un supporto in trucciolato laminato con due fogli plastici bianchi sul recto e sul verso e perimetralmente chiuso con sempre un laminato plastico in tinta legno. Dal punto di vista conservativo, l'oggetto si presentava in pessimo stato conservativo, evidenziando numerosi danni che erano derivati da una caduta accidentale, sicuramente anche in relazione all'elevato peso dell'oggetto finale, in particolare una lacuna in coincidenza dell'angolo inferiore sinistro, con una perdita parziale del laminato plastico che lo componeva e la formazione di una serie di bolle e di staccamenti che riguardavano la porzione sinistra, ma soprattutto la porzione centrale per tutta la lunghezza dell'immagine, fino a finire sulla destra in un ampio strappo attraverso il quale era possibile vedere la profonda spaccatura che la caduta aveva generato proprio a carico del supporto secondario. In realtà il supporto era stato preventivamente consolidato da un intervento precedente, che aveva previsto l'applicazione sul verso di una sottile lastra compensato di 4 mm che aveva comunque consolidato sufficientemente le due porzioni.
riproduzioni della stampa. Ecco, l'unica cosa che il vistoso l'accaduto appunto in questa frattura centrale aveva generato un disassamento delle due superfici della porzione superiore e inferiore, creando anche una differenza di planarità. Perimetralmente è inoltre visibile il fenomeno di slow flow, che è tipico di un adesivo a base acrilica e che aveva appunto determinato anche il parziale distacco perimetrale dell'immagine. La superficie inoltre presentava numerose deposite superficiali di impronte digitali, proprio perché poi appunto in questo gusto l'immagine era stata appesa e quindi esposta sempre senza nessun tipo di protezione in cornice. Si trattava quindi di determinare come intervenire su questo oggetto. Ecco, scusate, le ultimissime immagini, facciamo vedere solo ancora le ultime abrasioni che erano previste, che erano lungo il perimetro, che erano state generate dall'applicazione successiva di un nastrotelato isolante, probabilmente a compensare la differenza di superficie tra immagine e supporto che si era andata a generare nel tempo. Allora, gli obiettivi dell'intervento erano quindi ripristinare la planarità e l'adesione della stampa, risarcire gli strappi, in particolare quello ampio sulla porzione destra, ridurre il disturbo ottico delle abrasioni, il tutto mantenendo l'integrità del supporto secondario, che era originale e fotografato, quindi andava assolutamente considerato parte integrante dell'oggetto. La metodologia, come dire, immaginata era di poter staccare il supporto secondario, suturare gli strappi, umidificare, spianare e riaderire l'immagine, magari appunto interponendo un materiale conservativo, ma i test di solubilità hanno purtroppo dimostrato che così non era possibile fare. In effetti, un po' anche per il vincolo di poter utilizzare chiaramente dei solventi, scusate, che fossero adatti, diciamo, compatibili con, sia con il supporto secondario plastico che con l'immagine fotografica, c'è stato, insomma, eravamo comunque limitati. In ogni caso, i test hanno dimostrato l'impossibilità di distaccarlo, in quanto l'adesivo era estremamente forte, si trattava appunto di un adesivo a base acrilica e quindi nel tempo il potere adesivo era aumentato, aveva una buona tenuta ed era semplicemente solo parzialmente gonfiabile in alcol etilico. Quindi abbiamo usato una strategia diversa. Abbiamo cercato appunto di fare un intervento, chiaramente non potendolo distaccare, di compromesso. Quindi, a seguito della pulitura a secco, la rimozione dei residui superficiali, abbiamo provveduto ad una pulitura con soluzione idroalcolica con un'alta percentuale di alcol, che appunto, oltre ad avere un'azione di pulitura della superficie, permetteva di rigonfiare parzialmente l'adesivo. Quindi sostanzialmente abbiamo riutilizzato l'adesivo originale, provvedendo al consolidamento delle pieghe, soprattutto delle bolle, quindi dei sollevamenti, attraverso appunto l'impiego semplice di applicazione di questa soluzione idroalcolica. Il risultato finale è stato comunque soddisfacente, ad eccezione di una piccola riga centrale, mi chiedo scusa perché sto facendo veramente confusione con queste slide che vanno avanti e indietro, e sì, appunto, era semplicemente visibile una piccola sollevamento, diciamo, centrale, in coincidenza della sutura del disassamento che abbiamo, di cui accennavamo prima, legato proprio alla frattura centrale che si era andata generando. Dal momento che questa adesione non aveva permesso di riavvicinare i due lembi dello strappo, si è dovuto procedere ad una stuccatura localizzata sia delle abrasioni che dello strappo centrale, con un stucco a base acrilica che poi è stato successivamente reintegrato automaticamente. Adesso, se riesco, vi faccio vedere il risultato finale senza fare pasticci. L'immagine è poi stata, in accordo chiaramente con la proprietà, montata all'interno di una cornice, questa volta con una protezione superficiale in plexiglass date le dimensioni, e finalmente ha recuperato la sua leggibilità. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Volevo solo dire che purtroppo, per motivi appunto personali, Petra Julian Wagner e Alessia Magistro non saranno presenti.
un po' una maratona, ma penso che sia una giornata molto bella ed importante e che si vedono veramente, si vede questa accelerazione e questo interesse così grande intorno alla conservazione del restauro della fotografia. Avevamo invitato chiaramente il direttore generale Francesco Scoppola, che ci aveva assicurato la sua presenza qui a Bologna, personalmente me l'aveva assicurata, poi purtroppo un impedimento ovviamente istituzionale non ha fatto sì che fosse qui con noi, lui si è molto dispiaciuto e quindi diciamo che ha inviato sul mio WhatsApp, perché mi ha detto che non aveva mezzi, una cosa di cui si lamenta tantissimo come direttore generale della DGR, appunto ricerca e formazione del MIPA, ci ha detto, ci ha mandato un video spezzato in due parti, mi ha scritto cara Giovanna, di molto, perché in ogni caso voglio portare il saluto della mia direzione generale a questo convegno che lui ha apprezzato molto e quindi purtroppo non siamo riusciti a presentarlo stamattina perché la WhatsApp l'abbiamo dovuto scaricare sul computer, unire, sono due parti diverse, il direttore si scusa e dice buongiorno due volte, però ora ascoltiamo questa registrazione, è breve, mi sembra che siano 7-8 minuti, poi daremo la parola alla tavola rotonda finale senza interruzione, chiamando appunto i moderatori, il professor Walter Guadagnino e appunto ancora una volta Lorenzo Apollonia alla tavola rotonda. Prego. Buongiorno a tutti. In questa occasione di riflessione sulla fotografia del contemporaneo degli ultimi 70 anni, che poi sono diventati cavalli di legge della tutela e quindi siamo non al di fuori della tutela, ma nella fabbrica del tutelato, cioè di quello che sarà poi oggetto della tutela dopo, o che lo è fin d'ora per via della tutela del contemporaneo, e in questa occasione all'inizio dell'anno che vede i 500 anni dall'anniversario della morte di Leonardo, non possiamo, anche se ci occupiamo di fotografia moderna e contemporanea, dimenticare l'Oculus Artificialis e insomma quello che è considerato l'inizio col banco ottico dei prodromi della fotografia moderna. Però fotografia che peraltro negli ultimi anni non è più fotografia propriamente detta, perché il digitale ha smesso di essere su pellicola, salvo tornare alla pellicola per esigenze di conservazione. Voi sapete che i filmati e le foto a volte si restaurano, si convertono in digitale, si riversano, si restaurano in digitale e poi si ristampano su pellicola per garantire una durata di almeno 50-70 anni se conservati correttamente, piuttosto che una durata che a volte si riduce a 10-15 anni se non ci sono spese di reingegnerizzazione e di trasformazione dei supporti, di aggiornamento dei supporti. Quindi insomma è tutto un processo di andare e venire e di oscillazione. Ma sarebbe però un fatale errore, seppure con questa digressione all'indietro di 500 anni, dimenticare la parte fondamentale di questo nostro guardare al futuro e al passato per traguardi o per punti di riferimento. Innanzitutto siamo di fronte, appunto lo dice il termine stesso, all'oculus artificialis, cioè a qualche cosa che mentre noi con la meccanica e con l'artificiale intendiamo, non dico qualcosa di spregiativo, ma qualcosa di riduttivo rispetto all'arte, e invece l'artificiale è esattamente, proprio nell'etimo, fare l'arte. Quindi fare l'arte al dovere la si fa meglio se si usa il banco ottico, soprattutto in un periodo in cui, non avendo altre risorse, altre tecniche, l'unico modo di riprodurre la realtà è quello delle opere d'arte e di dedicarsi alla produzione artistica. Anche tutta questa differenza fra l'artigianato e l'arte etimologicamente non c'è, perché l'artigianato significa generare arte. Ma queste sfumature ci fanno riflettere su quello che potremmo definire il nostro errore fatale. Fatale soprattutto in termini di ricerca, di educazione e di formazione, perché siamo
ormai anestetizzati all'idea che per fare, insegnare la storia, guardare al futuro, stimolare l'esempio, ci voglia il genio, una figura straordinaria, un grande generale, un grande politico, un grande inventore, un grande esploratore, un grande sportivo, non importa, ma insomma la meraviglia è che solo questo possa aiutare l'imitazione, l'emulazione, il progresso. Niente di più falso, perché il modo garantito per scoraggiare l'attenzione, lo studio, l'interesse e quindi anche l'emulazione, il desiderio di ricevere un testimone e portarlo avanti per progredire, è quello dello scoraggiare le persone, è quello insomma dello scoraggiare le persone dicendo tu non ce la puoi fare, non ci puoi arrivare, non sarai mai suo pari, la tua impresa è inutile, sei una nullità, una cosa qualsiasi da dimenticare, da perdere, insomma non ti dare da fare, non te ne occupare. Lo vediamo anche nel caso delle elezioni, soprattutto quando l'atmosfera per qualsiasi motivo è un po' incandescente o un po' distratta. E un conto è ostentare la sicurezza dell'insegnamento e magari ammantarsi di sapienza che allontana l'attenzione in maniera istantanea. Un conto è avvertire magari i ragazzi, adesso farò apposta 5 errori, sta a voi indovinare quali sono. Ecco, anche perfino l'imperfezione voluta, insomma per parafrasare il celebre titolo di una delle opere di Vitalino Montalcini, l'elogio dell'imperfezione, e se si bada alla realtà della ricerca e del progresso, che è stata una sequenza di passaggio del testimone, di sbagli, di errori, nessuno ha inventato davvero qualcosa, perché ha sempre preso in eredità qualcosa che l'ha sviluppata. Leonardo 500 anni fa si è rivolto a un modello di 500 anni prima, del Al-Nasr, nato a Bassora, morto al Cairo, il nome lo conosciamo o non lo conosciamo, ma che è considerato un grandissimo scienziato del Vicino Oriente, che è considerato a buon diritto, si crede, l'inventore della camera oscura, inventore nel senso che ha cominciato a disegnare rovesciato sul muro in una stanza buia da cui c'era dal buco della chiave o da un forellino entrava la luce dall'esterno e si proiettava rovesciata sulla parete opposta. Ma sarà stato il primo, svegliandosi la mattina in una stanza buia, a osservare la stranezza di questo fenomeno? Non lo sapremo mai. Si sa che la camera oscura si ritiene inventata 1000 anni fa, 500 anni prima di Leonardo. Ma la fotografia l'ha davvero inventata Castagnani degli Anterminelli, il celebre religioso delle diatomee, che ha inventato il plancton, e che questo lo sanno in pochi, ha inventato la fotografia applicata al microscopio e non all'obiettivo? È stato lui, poi è stato Leonardo prima di lui, sono stati gli artisti col banco ottico, è stata la lanterna magica che ha cominciato a proiettare attraverso le incisioni all'esterno invece che a ricevere all'interno di una camera e anziché oscura è diventata luminosa, insomma l'uso degli specchi. Siamo andati avanti per tentativi, per errori, per passi falsi, tentennando, e abbiamo fatto un notevole progresso. Ora l'importante sarebbe quello di dismettere tutte le forme di orgoglio che scoraggiano la partecipazione e di decidersi una buona volta a incoraggiare il progresso, la partecipazione, specie di fronte a un'arte, una tecnica o come la vogliamo chiamare, che è quella della fotografia nel contemporaneo, che più di ogni altra ellenisticamente è deputata a essere a disposizione di tutti, a ritrarre la realtà di ogni giorno, a consentire a tutti di farsi un'opinione, a richiamare l'attenzione, le cure, gli interessi di tutti. Su questo dobbiamo progredire, per questo possiamo anche dire qualche stupidaggine, io credo di averle dette abbastanza per stimolare una giornata di intenso lavoro e di confronto, con l'unico rincrescimento di non essere assieme a voi, vi auguro buon lavoro. Grazie. Del direttore generale ci portava sulla questione fondamentale della conservazione del contenuto.
anche credo dell'inadeguatezza assoluta del codice rispetto ai 70 anni che ha peggiorato la questione dei 50, che già era assolutamente grave. Direi che possiamo riservare questo argomento per un prossimo incontro e senza la pausa andiamo direttamente alla tavola rotonda che ci riporta appunto al dibattito, e chiamerei qui i moderatori e anche coloro che fanno parte della tavola rotonda, coloro che devono intervenire. Grazie. Grazie, grazie Giovanna, come sempre. Abbiamo pensato che per favorire il rientro di molti che vengono da lontano, saltiamo la pausa e andiamo avanti, quindi vi terrei appunto da qui alla tavola sia Walter Guadagnini, che mi aiuterà a moderare il dibattito, nonché Gianluca Farinelli, De Mattia, Silvia Berselli, Laura Gasparini e Francesca Babiani. Prego, ci stiamo tutti. Sì. Bene, prima di iniziare mi sembra opportuno fare un po', come si può dire, il punto un po' di una situazione, direi, cioè di capire un attimo. Innanzitutto spero che chiunque sia venuto qua e che avesse in testa ovviamente una propria idea di cosa cercare, di cosa volere, abbia trovato quantomeno alcune risposte, non dico tutte perché il tema è sempre è complicato, del tutto stiamo ragionando, come si è detto sin dall'inizio, non in maniera molto specifica, ma stiamo ragionando un po', stiamo portando sul tavolo un tema che fin ad oggi ha avuto pochissimi luoghi di confronto e pochissima partecipazione, quantomeno dal punto di vista dei dibattiti di questo genere. Cosa si può raccogliere da una giornata come questa? Direi, beh, innanzitutto possiamo cominciare a ragionare sui temi che sono stati portati, e mi sembra che sono emerse abbastanza alcune considerazioni da fare abbastanza importanti, a cominciare dal fatto che stiamo parlando ancora di una materia che in questo momento, è sembrato molto chiaro sin dall'inizio, non ha in realtà una identità specifica del restauro. E inoltre non è solo restauro, rappresenta un patrimonio, come giustamente anche Giovanna aveva presentato nella sua introduzione, proprio nella prima comunicazione, è un patrimonio che è diffuso ed è ripartito in maniera, devo dire, anche fin troppo quasi capillare, ma disseminata all'interno di una grossa quantità, una costellazione di archivi e di depositi. La costellazione di archivi e di depositi spesso gestiti con la buona volontà. Faccio l'esempio dell'archivio archeologico della mia soprintendenza, dove per anni abbiamo discusso su come fare, su come tenere le fotografie, come mettere via le immagini, quindi hanno dovuto rivedere tutte le immagini rimettendole nelle pochette di materiali idonei che non siano privi di cloruri, eccetera, di sostanze clorurate, eccetera, eccetera. Tant'è vero che al punto adesso ogni volta che fanno un acquisto ci fanno arrivare in laboratorio il materiale per vedere se effettivamente, perché anche questa è un'altra realtà, non sempre quello che uno richiede gli viene poi consegnato, soprattutto se ci si rivolge a ditte che non sono specializzate. È successo parecchie volte che l'acquisto fatto tramite, ahimè, scusatemi, lo devo dire come funzionario pubblico, tramite il MEPA o le varie cose, fa sì che fa arrivare qualche cosa che vince la gara, eccetera, eccetera, che poi dopo all'interno in realtà è un po' di cloruro, cose di questo genere, quindi sono materiali che non sono idonei, che presentano dei problemi, cose di questo genere. Quindi c'è un mondo che forse ancora è già scoperto, non stiamo inventandoci nulla, non è che sono uscite delle grandissime rivelazioni, però è un mondo che però è molto meno vissuto di tanti altri, ecco, questo lo possiamo dire, è un mondo che ha delle grosse problematiche dal punto di vista proprio dell'approccio e soprattutto dell'attenzione e anche della formazione di chi gestisce queste cose qua, perché ritorno a dire chi, la maggior parte delle persone, io anni fa ho dovuto discutere con alcuni miei, con questi colleghi che si occupano dell'archivio storico del fotografico, appunto, perché la regione ha un ufficio che si occupa del recupero etnografico e linguistico della regione, dove c'è un patrimonio di fotografie immenso, immenso come tanti altri, ma con il problema che erano tenuti in maniera in contenitori anche non idonei, cioè c'è una mancanza proprio di conoscenza dell'approccio, delle problematiche che questi materiali hanno, materiali che tra l'altro si presentano diversificati, a cominciare da quelli più antichi, anche se noi, come sapete, avete visto, ne abbiamo
po' accennato, ma il convegno vuole parlare di cose molto più recenti, affrontando un po' il tema, che è quello del tema di sempre, che sta portando avanti sempre l'Accademia insieme con noi, che è quello della conservazione del contemporaneo, o quantomeno del moderno. E, dicevo, c'è un patrimonio che parte con materiali completamente diversi dalle origini, fino ad arrivare ai giorni nostri, dalle lastre, i daguerrotipi e cose di questo genere, fino ad arrivare alle foto al Collodio, e fino ad arrivare chiaramente al cartone, alla carta politenata, all'argento, agli ogenuri e cose di questo genere utilizzati sulle fotografie, tutte con dei sistemi, che poi abbiamo visto ultimamente, giustamente, anche le stampanti. Le stampanti sono cose di oggi relativamente, ma sono tutto sommato abbastanza moderne da un punto di vista pratico, problemi grossi dal punto di vista di conservazione e soprattutto di restauro. Tutto questo per portarci un po' a riflettere effettivamente su quelle che possono un po' le tematiche su cui dover ampliare questo discorso, magari con interventi, con convegni molto più specifici che possano recuperare uno di questi argomenti, e mantenendo anche sempre tenendo presente cosa significa oltretutto il restauro del digitale. Chi ha partecipato a tutti i convegni del gruppo italiano sa che in uno dei nostri convegni alcuni anni fa si è parlato proprio del restauro addirittura delle pagine web, delle pagine che esistono. Il restauro del digitale è una cosa che tutto sommato può diventare, è uno dei tanti temi, perché dove c'è, come si è sempre detto, dove c'è cultura, c'è bisogno di mantenere questa cultura e far sì che questa cultura abbia il significato del suo senso naturale di trasmissione e possa passare quindi da un momento all'altro, da un punto all'altro della storia dell'umanità e ovviamente da una persona all'altra. Quindi ripeto, spero che questo sia stato un momento sufficientemente interessante per capire come quali sono i problemi che sono presenti, che sono stati affrontati da chi invece la fotografia ha cominciato a vivere dal punto di vista della conservazione in maniera molto più diretta, molto più approfondita. Un momento utile che ha una serie varia di letture e che noi abbiamo focalizzato sul contemporaneo proprio perché da un certo punto in poi anche questo strumento è diventato un'altra cosa. Oggi lo è, in maniera tutti noi facciamo fotografie, non so quanti di voi riescono a mettere a posto tutte le fotografie che raccolgono col proprio cellulare. È una cosa che io penso che sia una cosa che ognuno di noi ha fatto tonnellate, poi non so chi è che le mette. Io mi ricordo che finché ho stampato, finché ho fatto foto, avevo il mio archivio, avevo le mie cose tutte in ordine, adesso non riesco più a farlo, devo dire, per una serie di motivi, soprattutto per il fatto che la fotografia è diventata qualcosa di estremamente quotidiano, come l'immagine, come sono la nostra abitudine a vedere l'immagine. Questa lettura dell'immagine, questo passaggio appunto da un racconto, come ho detto anche stamattina, che una volta era fatto sui libri, con i testi, con dei disegni, e quindi con un visivo un po' già interpretato, un visivo che è lì, che per un certo periodo è stata la realtà, tant'è vero che alcuni pittori fotografavano per poter poi usare le foto per dipingere, per rifare i dipinti, eccetera, eccetera. Adesso si trova addirittura con un visivo che è in realtà facilmente trasformabile e diventare ancora qualcos'altro. Tutto questo in un contesto che deve rilanciare un po' il tema appunto di cos'è la fotografia del contemporaneo, cos'è la sua conservazione e qual è il suo valore. Un tema che forse in certi modi, quantomeno portando forse fuori dal tema proprio della conservazione, potrebbe essere diciamo affrontato anche nella tavola rotonda. Lascerei quindi la parola appunto a Walter Guadagnini per dare un secondo punto di lettura di questo momento di confronto. Grazie mille, grazie a voi, buonasera a tutti. Sì, io sono in questo consesso un assoluto abusivo dal punto di vista della specificità del tema, però essendo anche insegnante in questa accademia mi fa molto piacere vedere che quello che era la Cenerentola tanti anni fa oggi diventa qualcos'altro e riesce a riempire una sala così prestigiosa, una sala che ha tanta storia, quindi già questo è un grande piacere. Se poi pensiamo che nella Pinacoteca qui di fianco ci sono le magnifiche fotografie di Valsecchi e potremmo continuare così un elenco molto lungo.
da storico della fotografia. Sono molto contento e sono naturalmente molto contento di essere qui con tutti gli amici e colleghi che hanno accettato il nostro invito a questa tavola rotonda che in qualche modo per l'appunto intende forse portare un po' fuori dai luoghi dove siamo, dove siete stati finora il nostro discorso, nel senso che finora si è parlato giustamente di luoghi di conservazione, di luoghi di restauro e via dicendo, però la domanda è anche che cosa effettivamente succede poi prima che queste immagini, questi oggetti arrivino nei luoghi dei quali si è parlato fino adesso, prima e dopo probabilmente. E quindi questo sarà fondamentalmente l'argomento di questo nostro discorrere. Io prendo un piccolo spunto solo da una cosa che mi è successa ieri a proposito di belle mostre fotografiche in città. C'è una bellissima mostra che inaugura stasera di Thomas Fruit al MAST, che ho avuto la fortuna di vedere ieri, e si parlava per l'appunto proprio con uno che stampa le foto di Strutt, si parlava della conservazione eccetera eccetera, tutti questi temi nei quali per l'appunto non mi addentro, ma questa persona mi faceva notare una cosa piuttosto curiosa, dice ma sì sai perché poi dipende anche in che mani vanno a finire queste cose, in che mani di collezionisti vanno a finire queste cose, dice. Ad esempio i collezionisti di Strutt tendenzialmente sono collezionisti che amano molto la fotografia, sono degli esperti di fotografia che comprano delle opere che oggi sono poi considerate ancora più opere d'arte che fotografie, no? E quindi tendenzialmente Strutt ha relativamente pochi problemi dal punto di vista della conservazione delle opere, i suoi collezionisti stanno attenti. Dice Gursky, che è diventato subito una moda nel mondo dell'arte contemporanea, dice, è comprato anche dai miliardari di Malibu che piazzano le sue foto davanti a delle meravigliose vetrate, e quindi i Gursky ad esempio sono molto più a rischio degli Strutt. Ecco, io lo trovo una cosa divertente, lo trovo un modo interessante per leggere che cosa succede poi a queste opere al di fuori, perché questa è la vita di quegli oggetti, e la vita di quegli oggetti è importante cercare di capire come funzioni per l'appunto prima e dopo e non solo durante. Proprio per questo io lascerei volentieri la parola a Giuseppe De Mattia, perché vorrei sentire, visto che abbiamo nominato due artisti adesso, vorrei sentirne un terzo che abbiamo qui proprio da questo punto di vista, cioè che cosa, adesso la domanda è un po' così, ma che rapporto c'è con l'idea che le tue immagini vadano fuori e poi debbano in qualche modo vivere un certo periodo, i 300 anni e più del nostro titolo, forse meno, boh, non so. Che pensa un artista? Bene. Innanzitutto grazie per questo invito, io mi sento un pesce più che fuor d'acqua, perché appunto per venire subito alla domanda di Walter, io non me lo sono mai posto il problema della conservazione. Intanto gli esempi che ha citato prima Walter sono due nomi di artisti che lavorano con la fotografia e che hanno una macchina scenica molto grossa dietro di loro, per cui hanno la possibilità di produrre in un certo modo, di conservare anche prima di finire in galleria e poi in vendita l'opera in un'altra maniera. Penso che abbiano equip di studi sui materiali che vengono utilizzati, infatti non è un caso che la maggior parte di loro poi utilizzi, non so, Diasec piuttosto che materiali di questo tipo, dovuti anche ai grandi formati che utilizzano. Diciamo, io non sono un fotografo puro e ho avuto moltissime occasioni di avere a che fare con gli archivi fotografici. Ho qui Gianluca Farinelli, una delle mie prime
professionale è stata proprio quella di lavorare per l'archivio fotografico, non come conservatore o come restauratore, perché appunto non ne sapevo mezza, ma i restauratori, le restauratrici, i conservatori all'epoca ci dicevano come toccare le cose, ed era la prima volta che mi capitava di dover mettere un paio di guanti per toccare una fotografia. La cosa mi ha anche intimidito quasi, perché fino ad allora la fotografia per me è sempre stato un pezzo di carta. Scusatemi, mi odierete tutti in questo momento, ma anche nelle lezioni che mi è capitato di fare, con dei workshop proprio qui in Accademia o in una scuola privata qui di Bologna, dove insegno fotografia senza macchina fotografica, quindi proprio il riutilizzo dell'immagine per una sorta di ecologia dell'immagine di cui si parla da diverso tempo. Prima di questo momento la fotografia per me era la fotografia che il mio nonno contadino conservava nel portafoglio, quella con gli angoli smussati, tagliati. Io avevo tutta una visione romantica su quell'immagine con gli angoli tagliati, quasi per tagliare questi angoli che potevano ferire, invece era una questione conservativa, pratica dal suo punto di vista, cioè serviva a non fare le orecchie, a non arrotolarsi. E quelle fotografie tutto sommato sono arrivate a me, oggi ne ho due, una con il fucile da caccia e l'altra con il cane da caccia, e sono tuttora ancora più belle rispetto a quello che in realtà alcune fotografie di famiglia che vedo ben conservate, perché nel frattempo si sono stratificate tutta una serie di segni del tempo, quella che viene chiamata patina, che a me piace, insomma, piace chiamare così. Mi capita spesso, dicevo a questi ragazzi, di dire, ragazzi, prima di tutto, per me la fotografia è un pezzo di carta bifacciale, da una parte c'è l'immagine, dall'altra parte c'è quello che spesso veniva utilizzato proprio come pezzo di carta, ritornando sempre al nonno contadino, sul retro di queste benedette fotografie c'erano i conti, le liste della spesa da fare, i conti del dare e dell'avere, e il nome di chi era ritratto la fotografia, ogni tanto l'anno, ecco. Per cui parto da questo presupposto. E nel mio lavoro questa dimensione del pezzo di carta è rimasta, tant'è che per esempio il corpo principale del lavoro, diciamo, degli ultimi 5 anni è stampato in tecnologia Xerox, e anche qui vi farò rabbrividire perché non penso venga neanche contemplata come forma di stampa fotografica, cioè è una fotocopia di fatto. Mi preoccupo di chiedere allo stampatore, uno stampatore molto bravo qui di Bologna, di chiedergli se secondo lui va bene o no, può durare 1 o 2 anni, diciamo, questa stampa, e lui mi dice: guarda, ho qui delle fotocopie, mi tira fuori delle fatture stampate da questa macchina che hanno già 10 anni, per cui per me quello è il certificato di garanzia di durata e lunga vita di quelle immagini. Mi preoccupo più dell'utilizzo di questa stampa Xerox su carta di un certo tipo, carta che però non è mai fotografica. Alla carta da fotocopia ho preferito una carta da incisione, quindi una Tiepolo Fabriano 100%, che non è una carta fotografica. Ecco, la macchina Xerox fa anche un po', non va d'accordo, insomma, perché è una carta molto porosa, però diciamo l'immagine così disfatta nel mio lavoro ha senso, e soprattutto siccome la fotografia è un pezzo di carta, a me serve questo pezzo di carta su cui intervenire con delle matite colorate, degli oli, con delle incisioni, delle perforazioni. Per cui mi preoccupo più che questi altri supporti si adattano bene alla carta piuttosto che all'immagine. Poi mi fa un po' ridere quando queste immagini escono dal mio studio, che tra l'altro è molto umido, quindi non ha nulla di... non ci vedo dentro, ma qualche muffa ogni tanto si genera. E quando finisco nella galleria di Roma, invece vengono messe sotto vetro,
dicendo quella povera, quel povero documento rimane un documento, quindi come si tiene uno schizzo a carboncino sulla carta da spolvero. Non ho mai visto artisti tenere dei disegni in una maniera più consona, diciamo, di un paio di cartoni che tengono almeno dritte le cose. Ecco, poi ovviamente evito di tenerle perché le mie ex colleghe me l'avevano insegnato, evito di tenere proprio a contatto con l'acqua o con fonti di calore dirette, queste cose. Però per esempio ieri è stato successo una cosa simpatica, perché un collezionista che ha comprato 2 anni fa un lavoro composito, composto appunto da una di queste carte su cui c'era anche un intervento pittorico fatto però su un acetato, ha notato che l'acetato e la fotografia sotto la fotocopia, chiamiamola fotocopia sottostante, si erano un po' mossi l'una rispetto all'altra. E io a livello, lui mi ha chiesto come posso restaurarla. Io ho detto gli metti un passepartout in modo che questi due fogli siano costretti a stare uno con l'altra. Ho detto, ma comunque mi sono giustificato in questa maniera. Sai, questo lavoro è un lavoro vivo, quindi in qualche maniera è anche normale che si muovano i due fogli. E lui l'ha presa come cosa poetica, ha detto, ah, ma è bellissimo quello che hai detto. Quindi un'opera viva, ha detto, assolutamente viva, sarà viva fino a dopo la mia morte. E è andato via tutto contento. Ma io ci credo veramente, nel senso che ho visto una volta le fotografie di Viaggio in Italia, che un amico ha rifotografato, si chiama Nicola Nunziata, esatto, tanto amico che avevo dimenticato il cognome, però insomma, Nicola ha rifotografato queste fotografie e nel loro piegarsi, nel loro ingiallirsi, avevo trovato molta tenerezza. Lo so che oggi vi farò proprio inorridire voi restauratori, però le ho trovate veramente molto più belle, ecco. Mi sembravano davvero vive, infatti il suo lavoro rispecchia tantissimo questa parte organica della fotografia. Così come, poi chiudo, una volta mi è capitato, e ringrazio ancora la fortuna per questo ritrovamento, per poche decine di euro ho comprato un portfolio di Luigi Ghirri, e io lo so che a questo tavolo qualcuno comincia, però per una ventina di euro ho trovato un portfolio di Luigi Ghirri che non era mai stato aperto, e quindi ho visto le stampe più belle di Ghirri mai viste prima, perché quella zozzeria, scusatemi, della vernice opacizzante che metteva a Rigo Ghì non era diventata completamente gialla, e quindi l'inconscio chimico di quella vernice non aveva intaccato i colori. E mi fa sorridere l'idea di immaginare, non so, quasi un filtro Instagram delle fotografie alla Ghirri con questi rossi sbiaditi, quando io il rosso di Ghirri l'ho visto per la prima volta lì, che era un rosso bello vivo. Quindi ecco, una materia molto strana la vostra, però magari starò un po' più attento, perché anche la mia in qualche modo. Non so se ho risposto. Sì, oltre a rispondere, hai in realtà lanciato molti anni a una possibile discussione molto lunga. A me ad esempio interessa molto questo discorso, che è poi tipico dell'arte contemporanea più in generale, insomma, del fatto che le opere vengano fatte non per durare in un tempo indefinito, come fatto una volta, come si pensava di fare una volta. Oggi il pensiero è sostanzialmente diverso, ed è interessante quando questo pensiero va a scontrarsi invece con i dati di fatto reali, che sono quelli della conservazione per la memoria, del commercio per il mercato, eccetera eccetera eccetera, c'è tutta una serie di cose che vanno poi a collidere appunto con invece la libertà che uno si tiene nel muoversi in questi ambiti. Ho visto che tra i due ci sono affinità e conoscenze, per cui mi piacerebbe lasciare la parola a Farinelli, che credo non abbia bisogno di presentazione.
impregnata con la vita di qualcos'altro, di qualche altro oggetto, che sia una cornice, che sia un giornale, che siano appunto dei film in questo caso. Ecco, che cosa accade dentro una cineteca che, come sappiamo, però ha un patrimonio fotografico importante, ovviamente ragionando di questi temi, cioè il tema del restauro, che peraltro è uno dei temi che ha dato alla Cineteca di Bologna una fama, direi, un po' più che locale. Grazie dell'invito e complimenti per questa giornata, ce n'era bisogno e purtroppo io ho potuto sentire pochissimo, perché sono anche queste giornate particolarmente complicate per Bologna. E sì, effettivamente la Cineteca ha un archivio complesso che conserva tutto i film, però i film significano anche le fotografie, le tante fotografie scattate sui set, e poi in realtà la Cineteca conserva anche 200.000 manifesti cinematografici, grandi archivi cartacei, oggetti. Il cinema si porta dietro una complessità di supporti, di oggetti davvero, davvero considerevole. È veramente un'arte tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, con tutta quella complessità. Inoltre il cinema è anche la storia della tecnologia cinematografica, che ha fatto sì che tutto cambiasse costantemente, anzi la modernità del cinema era costantemente giocata, e ancora oggi è costantemente giocata, sul cambiamento dei supporti, delle tecnologie, dell'audio, dei sistemi di percezione. Per cui il restauro all'interno di una struttura così complessa è qualcosa di, da un lato, molto importante, dall'altro quasi una chimera, ecco, perché abbiamo di fronte una tale quantità di materiali differenti che un discorso organico diventa difficile, estremamente oneroso. Inoltre c'è una relazione complessa tra il cinema e la fotografia, nel senso che la fotografia è in qualche modo uno dei genitori del cinema. Addirittura chi ha inventato il cinematografo era stato precedentemente un grande industriale della fotografia, i Lumière, la famiglia Lumière, anche inventore di brevetti fotografici importantissimi come l'emulsione rapida, ma è certo che c'è una distanza abissale tra il restauro della fotografia e il restauro del cinema, perché comunque il restauro della fotografia è anche in parte molto rilevante il restauro di originali. Ecco, la parola originale nel cinema è una contraddizione assoluta, perché l'originale non esiste, perché non c'è solo fino all'inizio del 2000, non c'è solo tra negativo, ammettendo che quello sia il negativo camera originale voluto dal regista, non c'è solo la stampa di migliaia, centinaia di copie positive, stampe che sono venute in periodi molto diversi, ma il problema è che non si restaura quell'oggetto. Il restauro cinematografico, ammesso che si possa parlare di restauro cinematografico, è costantemente una traduzione da un materiale ad un altro, quindi un'operazione di magia e di falsificazione in qualche misura, perché si parte da dei materiali che faticosamente possiamo definire originali, per arrivare a qualcosa di completamente diverso. E dall'inizio del 2000 addirittura non c'è neanche più il supporto materno, cioè la pellicola 35 mm, non c'è più neanche quella. Poi noi
siamo rimasti uno dei non più di 3-4 laboratori ormai al mondo in grado ancora di trattare la pellicola, e ci batteremo perché esista sempre questa possibilità, di sempre con l'angoscia che continuino a esistere produttori di pellicola naturalmente. Nello stesso tempo è chiaro che ci sono tra il cinema e la fotografia delle straordinarie affinità, che mi sembra quasi paradossalmente oggi con il digitale queste affinità sono molto cresciute, e anzi mi sembra che questo nuovo dialogo che c'era tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, anche perché i primi registi, i primi direttori della fotografia erano o dei pittori o dei fotografi, o tutti e due. Ecco, mi sembra che questo dialogo, e basta andare ad Arte Fiera per rendersene conto, tra fotografia e cinema sia un dialogo che ha riacquistato una contemporaneità, una straordinaria contemporaneità. Personalmente, diciamo, ho rispetto alla fotografia un approccio molto cinematografico, nel senso che, e quindi mi sento anch'io come Giuseppe un extracomunitario in questa sala, ma mi piace in particolare oggi sentirmi un extracomunitario, e quindi per me il problema principale come un'istituzione che conserva 2 milioni di fotografie e che dialoga con altre società che in Italia conservano milioni di fotografie, in particolare di cinema, per lo più giacimenti per lo più completamente sconosciuti. Ecco. Faccio il caso, forse il film più famoso del mondo in Italia, il film italiano più famoso del mondo, La dolce vita, tutti daremo per scontato che le fotografie scattate sul set della dolce vita, le 30.000 fotografie siano ovviamente digitalizzate, a disposizione, conosciute, ne sono digitalizzate circa 1.000. Siccome le riprese della dolce vita, che sono durate quasi un anno, sono importanti quanto la dolce vita, e solo quei 30.000 scatti li possono testimoniare, perché testimoniano del lavoro quotidiano fatto da Fellini e dai suoi interpreti, dai suoi collaboratori, dalla straordinaria qualità degli artisti che si muovevano su quei set che raccontano anche la Roma del 1959. Allora ci rendiamo conto dell'entità, dell'abisso, del labirinto straordinario che è oggi il patrimonio fotografico. Rimaniamo solo su questo paese, rimaniamo solo per quello che riguarda il campo cinematografico. E nello stesso tempo mi sembra che, e mi dispiace di allargare l'orizzonte, quando forse varrebbe la pena invece di rimanere molto specifici sul tema, ma siamo anche in un momento di trasformazione epocale in cui tutti siamo fotografi, e anzi forse mai come oggi tutti hanno dimenticato la distanza che c'è tra la fotografia amatoriale, e parola che non si usa più, che è scomparsa, e la fotografia professionale, e quindi siamo di fronte a un cambiamento epocale in cui mi chiedo anche fra 50 anni che cosa resterà di questa massa enorme di materiale che è stato prodotto fino ad oggi e materiale che è in corso di produzione. In pochi minuti vengono prodotte nel mondo molte più fotografie di tutte le fotografie prodotte in tutto l'Ottocento. E siccome da archivista del cinema so che
da quando sono apparsi i formati differenti rispetto alla pellicola è stato il disastro, e quindi non c'è un'epoca peggiore degli anni 70 per quello che riguarda la conservazione del cinema, perché negli anni 70 è arrivato il magnetico e gli archivi del magnetico o sono andati perduti o sono stati buttati o sono gravemente colpiti dal decadimento di questo supporto. Mi chiedo che cosa succederà di tutta questa massa di materiale, e penso che veramente bisognerebbe lanciare un grande progetto, bisognerebbe lanciare migliaia di progetti civici, perché come una delle cose che abbiamo imparato a fare in questi anni è che esiste il tema dello smaltimento dei rifiuti, che quindi ogni cittadino deve occuparsi dei rifiuti che produce e deve quindi anche scegliere che cosa conservare e che cosa no. Ecco, forse sarebbe bene iniziare un'educazione all'immagine, ma anche un'educazione a scegliere che cosa conservare. Altrimenti temo che di questa nostra epoca rimarrà o troppo o troppo poco. Sì, grazie, notazioni assolutamente pertinenti, però appunto credo che quello che diceva adesso Farinelli sia proprio la testimonianza ulteriore, che viene per l'appunto da un altro campo, da un altro specifico, della sensatezza, oltre che della possibile utilità di questo incontro, perché in effetti è davvero, credo, qui mi aggiungo, è davvero ora di cominciare a pensare seriamente a che cosa fare di questo contemporaneo in ambito fotografico, perché il problema arriva, il fatto che Farinelli citasse gli anni 70, cioè uno dei cambiamenti epocali evidentemente nella produzione cinematografica, deve far proprio riflettere su questo, che intanto che le cose stanno succedendo non si pensa, credo, abbastanza naturalmente alle conseguenze di queste grandi novità. Ecco, credo che invece questo sia un dato assolutamente fondamentale, e torno a ripetere che dà un senso, solo questo darebbe un senso, credo, al nostro trovarci qui oggi. Si diceva prima di extraterritoriali e di abusivi, cominciamo a far parlare anche quelli che invece abusivi non sono, e io lascerei subito la parola a Silvia Berselli di nuovo, credo che adesso non abbia bisogno di presentazioni. Diciamo solo che tra le sue diverse attività, in questo caso diciamo che l'abbiamo chiamata più per l'aspetto, per raccontarci un po' magari qualcosa dell'aspetto che concerne specificamente il mercato della fotografia e come il mercato della fotografia vada a toccare evidentemente anche e fortemente questi temi del restauro. Insomma, poi uno dice il mercato della fotografia, il mercato dell'arte in senso lato, poi evidentemente col restauro ha sempre qualcosa a che fare, visto che i prezzi cambiano anche in funzione e in relazione a quello che sa la vita che hanno avuto le opere. Quindi lascio la parola a Silvia Berselli. Grazie. Diciamo, il essere, diciamo, nella tavola rotonda a fine giornata, i suoi vantaggi, i suoi svantaggi. Diciamo che il vantaggio è di avere ascoltato tutti gli interventi che ci sono stati nella giornata, molto densi, molto complessi. L'altro svantaggio è di essere un po', che bisogna essere un po' veloci, perché la platea è stanca e vuole andare a casa. Devo dire che che essendo tra virgolette una delle veterane del restauro della fotografia in Italia, volevo fare velocemente un paio di osservazioni che poi non a caso mi porteranno a parlare appunto di quello che è stato accennato, che riguarda il mercato del collezionismo e anche l'aspetto della professione.
professionalità del restauratore che giustamente è stata più volte ricordata, che in realtà è una professionalità molto ampia che si deve evolvere anche oltre i tradizionali campi della, no, del trattamento diretto sulle, sulle immagini. Forse non l'ha ricordato nessuno, ma mi fa piacere ricordare come sicuramente il restauro della fotografia sia arrivato qui, a Bologna. E negli anni dopo che metà dei presenti con i capelli un po' più bianchi degli altri si ricordano, no? Quando l'IBC era un ente che aveva suo potere forte, c'era Nazareno Pisauri che tutti ricordiamo, che era molto interessato a, no, a, a lanciare, a promuovere questo discorso su, sulla fotografia, sulla conservazione della fotografia, sul, sul restauro della fotografia. E da lì poi partirono tutta una serie, adesso ho fatto due conti, parliamo di 30 anni fa, perché era l'87, parlavo prima con Laura Gasparini, no, l'uscita del volume La fotografia, pubblicata appunto dalla, dall'IBC a cura di Riccardo Glauve, che era Maria Luisa Mattei. Quindi siamo agli albori, però ci ritroviamo sempre, sempre qui. E appunto io ho professionalmente vissuto un po' l'evoluzione di questa professione, che è passata un po', no, da, dagli anni d'oro dell'interesse per la fotografia, del riconoscimento della fotografia come patrimonio da tutelare, da salvaguardare. Ricordiamo anche Marina Miraglia, tutte le sue campagne sul restauro che fece alla, alla grafica, che purtroppo oggi non c'è stato l'intervento da parte di questo istituto. Quindi ci sono stati anni in cui l'ente pubblico ha investito molto sul, sul tema del restauro, del recupero, della valorizzazione del patrimonio fotografico. Poi tutti qua lo sappiamo, sia quelli più giovani sia quelli meno giovani, che man mano, no, i finanziamenti, i soldi, le sovvenzioni sono sempre più diminuite, e quindi c'è stato, come dire, un ridimensionamento degli interventi sul patrimonio fotografico. E mi riallaccio a quello che era il discorso dell'architetto Moro che faceva stamattina, che diceva: signori, ricordiamoci però che abbiamo un patrimonio fotografico enorme e abbiamo, no, alla fine sul restauro si investono pochi soldi, poche energie, e comunque su centinaia di migliaia di pezzi alla fine si riesce a restaurare, no, 20, 30, 40, 50 pezzi. Ora, questo ovviamente non deve assolutamente, penso, scoraggiarci, tutt'altro. Sicuramente sono del tutto d'accordo anche con le ultime parole, no, di Farinelli, che, e questo meriterebbe forse un convegno a parte, non dobbiamo spaventarci dell'idea dello scarto, e quindi di cosa perdere per non perdere tutto, e, no, quali sono le linee guida che ci devono indirizzare nella scelta di cosa restaurare. Io ribadisco, in tanti anni ho visto, per carità, investimenti su progetti di restauro importantissimi, a volte investimenti su restauri di cose, di fotografie che erano dei, delle copie di copie. Ecco, quindi questo secondo me è un altro elemento di discussione, che per carità, di nuovo, meriterebbe, no, un altro convegno: cos'è originale, cos'è copia. Cioè, chiaramente che anche una copia, un internegativo, no, può avere una sua identità materica, avrà un altro valore commerciale. E qui, pronunciato la parola commercio, mi piace adesso riprendere un attimo invece il discorso tra il legame stretto, e qui voglio dire,
sia anche se si è preoccupato, no, di arte in generale, di altre, diciamo, tipologie di beni artistici, lo sa, potrebbe forse farci una lezione, no, sul rapporto tra collezionismo, mercato e Stato. Cioè è un rapporto strettissimo, no? È un rapporto di collaborazione, di fiducia, di scambio di, no? di interessi e di, dico sempre io, condivisione di amore per l'oggetto, perché generalmente il collezionista vi è molto vicino, no? Quando gli parlate delle problematiche dell'oggetto, di quanto, no? Anche tecnicamente spesso, diciamo, ha un rapporto, poi può essere più o meno un po' anche malato a volte, però insomma c'ha un rapporto diretto con l'oggetto, non lascerebbe mai nella muffa come fanno invece i fotografi, che giustamente loro producono solo le loro opere e, no, hanno un rapporto diverso. Quindi diciamo non e tra parentesi, altra osservazione, non a caso oggi siamo qui a fare un convegno sul restauro della fotografia. Perché? Perché c'è un evento di mercato che si chiama Arte Fiera, che è, no, poco distante da noi. E quindi questo evento, che è un evento commerciale, ha permesso di legare, no, questa giornata di studi a questa iniziativa. Si diceva prima, no, che il restauro della fotografia è ancora relativamente giovane, come possono vedersi, no, le facce di chi sta parlando, dei pionieri, e come d'altra parte è relativamente giovane il mercato della fotografia in Italia. Perché anche questo va detto, per carità è un mercato che si sta muovendo, tante cose si sono cambiate, siamo molto lontani dalla condizione del mercato della fotografia negli Stati Uniti o in Francia o in Germania, però anche questo, devo dire, è come dire, un ambito che si sta muovendo molto rapidamente. E volevo fare un'unica osservazione a sostegno di, no, tutti questi giovani studenti che sono in sala, e questo ve lo dico più da chi vive e frequenta abitualmente le case d'aste: ci sarà nel futuro molto più bisogno di restauratori di fotografia che non di restauratori di dipinti, di ceramica o di manoscritti. Questo perché? Perché il mercato, lo si voglia o no, sta andando sempre di più verso l'arte moderna e contemporanea, e quindi la fotografia. Io devo dire che poi vengo dalla storia dell'arte, un po' soffro quando vedo i prezzi di aggiudicazione dei dipinti dell'Ottocento, dei dipinti antichi, cioè dove il mercato è crollato. Quindi chiaramente noi che ci occupiamo di restauro sappiamo bene che se un oggetto vale lo si fa restaurare, se un oggetto non vale non lo si fa restaurare. E quante volte vi sarà capitato la classica, no, osservazione di dire non vale la pena restaurarlo, perché? Perché il costo del restauro è più alto del valore dell'opera. Quindi purtroppo penso che voi tutti abbiate colleghi restauratori di affreschi, di dipinti o di lapidio che stanno vivendo dei periodi particolarmente bui, perché purtroppo è un mercato che sta lentamente, come dire, andando un po' alla deriva. Poi nulla vieta che tutto questo sia anche legato a mode, magari tra 20 anni tutti vorranno le pecorelle e le pastorelli dell'Ottocento. Al momento vi assicuro che è un mercato molto, molto difficile. Però noi siamo abbastanza contenti, in quanto la fotografia invece, essendo nell'ambito dell'arte contemporanea, che oggi è quella che traina insieme ai gioielli il mercato delle aste, vuol dire, siamo sicuramente in un trend positivo. Qualcuno si domanderà, ma cosa c'entra Silvia Verselli, che si è sempre occupata di restauro, con il mondo delle
delle aste di mercato. Stranamente, cioè non pensate che io mi occupo di questo in quanto restauratrice, cioè io non lavoro per le case d'aste perché sono una restauratrice, lavoro per le case d'aste perché conosco gli oggetti, conosco i materiali. Oggi tra una fotografia originale di Murray degli anni 30 firmata e una copia degli anni 70 solo col timbro ci ballano 200-300 mila euro. E quando i clienti portano alle case d'aste questi oggetti da far valutare, o c'è un esperto in grado di dire sì, questo è un vintage, no, questa è una stampa successiva, o altrimenti si rischia di prendere dei granchi grossi. E forse uno dei miei primi, come dire, inizi in questo settore fu anni fa, quando venni chiamata da Sotheby's, che aveva fatto un catalogo con una foto della Tina Modotti pubblicata in prima pagina, 200.000 euro, stampa al platino, importantissima, importantissima. Poi sono iniziate a fioccare le richieste di condition report, che faccio una parentesi, che dovrebbero essere i restauratori che compilano, purtroppo non è sempre così, anzi quasi mai, dove i collezionisti stranieri che erano interessati a questo pezzo si domandavano come mai, cioè se il catalogo che sosteneva fosse una stampa al platino fosse veramente una stampa al platino, perché non risultava che la Tina Modotti quel negativo l'avesse stampato al platino. Ora io mi ricordo, questa ve la racconto perché vuol dire voi siete del settore, quindi potete capire bene questa cosa. Cioè, quindi mi chiamarono per avere un parere, perché non, insomma, erano un po' in imbarazzo a dare la risposta. Quindi io entrai dalla porta, la foto era lì dove c'è la prima sedia, con uno specchio d'argento alto due dita, no? Quindi questo è un ABC, no? del materiale fotografico, se hai lo specchio d'argento non può essere un platino. Quindi cosa vuol dire? Che nessuno degli esperti era stato in grado di riconoscere che quella era una stampa in sale d'argento e quindi non poteva essere un platino. E come dire, forse questa è un po' una stranezza che in Italia chi segue il restauro segua anche i cataloghi d'asta e la compilazione dei cataloghi d'asta, la raccolta del materiale. Però è un tipo di professionalità che in Italia hanno solo i restauratori. Probabilmente all'estero i curatori, gli storici della fotografia hanno anche una forte preparazione sul materiale, che devo dire ad oggi in Italia è molto molto scarsa, cioè questo aspetto viene sempre tenuto un po' in disparte. Adesso non so di nuovo anche quanti di voi vanno magari a vedere le mostre di fotografie, spesso le tecniche o non sono indicate o sono indicate sbagliate. Quindi questo per dirvi che è importante la professionalità. Allora, adesso qualcuno così accennato allo spauracchio del ritorno all'artigianato. Allora, un artigiano non è in grado di fare questo tipo di lavoro, cioè è in grado di fare questo tipo di lavoro un professionista, quindi uno che, vuol dire, come voi abbia fatto un corso di studi, abbia studiato, sappia cosa sono i materiali, come reagiscono e sappia, oltre che trattare il materiale, quindi vuol dire ripararlo e restaurarlo, possa anche come dire, occuparsi di altri aspetti che oggi in realtà vengono richiesti a delle figure come il restauratore che ha delle competenze sui materiali. Vi faccio un altro esempio, poi chiudo e lascio la parola ai colleghi. Altri lavori che io adesso sto facendo sempre più spesso sono quelli legati alla come dire, riconoscimento del materiale vintage rispetto al materiale altro. E un lavoro, devo dire, molto così divertente, un po' diverso dal solito lavoro che noi tutti conosciamo negli archivi storici, dove hai le fotografie di albumini, alinari.
Mari, è il lavoro che sto facendo per l'archivio Versace. L'archivio Versace, che ha una collezione di moda straordinaria, vi dico solo Avedon, Penn, Newton, solo questi tre, hanno, abbiamo trovato tipo 200 stampe di Avedon, bianco e nero originali, bellissime. Allora, in questo caso, com'era la situazione dell'archivio fotografico? Era un archivio di azienda, perché loro le foto servivano per i cataloghi piuttosto che per documentare le sfilate, le campagne, che stava nei cassetti insieme ai fax, insieme alle fotocopie, insieme alle cartelle stampa. Quindi non c'era nessuno in grado di capire, di riconoscere la differenza tra una stampa vintage di Avedon, bianco e nero, stampata su carta baritata, che oggi costa tra i 100 e i 200 mila euro, e la carta di Avedon politenata, cartella stampa, non firmata, non timbrata, che oggi costa 10 euro. Quindi i valori sono molto diversi e di nuovo serve qualcuno che sia in grado di fare questa distinzione, cioè che deve conoscere i materiali. Quindi concludo il mio intervento appunto sollecitando anche gli studenti che sono in quest'aula a apprendere, conoscere, studiare il materiale fotografico in tutti i suoi aspetti, che abbiamo visto quanto sono complicati, da daguerrotipo all'inkjet o ai nuovi materiali, per poter poi utilizzare questa professionalità nei suoi vari aspetti, che penso oggi, proprio per la quantità e l'enorme produzione, vanno anche oltre, e questo devo dire è sempre il bello della fotografia, almeno quello che mi ha sempre divertito in questi anni, che la fotografia non la trovate solo nei musei. Cioè la trovate negli ospedali, la trovate nell'industria, la trovate alle ferrovie dello Stato, cioè in realtà è un patrimonio che è capillarmente entrato in tanti settori della cultura, della produzione, dell'attività economica, che è sempre un piacere poter vedere. Un'altra vecchia gloria, Giulia Cucinella, visto che abbiamo nominato tutti i personaggi che gravitavano intorno al restauro negli anni 80. Quindi ringrazio tutti e lascio la parola agli altri relatori. Grazie a tutti. Grazie Silvia, naturalmente anche qui materiale per un altro convegno abbondantemente, questa volta magari più incentrato sul mercato e sulla necessità per creare finalmente un mercato decente della fotografia in Italia di figure professionali da ogni punto di vista, quindi speriamo che magari nei prossimi anni ci sia lo spazio anche per un convegno, per un incontro di questo genere, nel quale mi sentirei un po' meno abusivo, però visto che invece si parlava di pionieri oltre che di abusivi, chiaramente la parola finisce a Laura Gasparini, alla quale chiederei sostanzialmente di forse approfondire, raccontare, approfondire in questi tempi non si riesce, ma insomma raccontare un po' un'esperienza come quella reggiana, che è un'esperienza di Reggio Emilia, con un'esperienza davvero che si muove su diversi ambiti, no? Perché c'è la parte, così, per così dire, di storia per quanto recente, che è quella di Ghirri, della Via Emilia, di tutto quello che chi si occupa di fotografia conosce bene, ma c'è anche la parte ancora più recente, davvero contemporanea, che è quella di fotografia europea, e del fatto che su fotografia europea poi si sia creata a sua volta una collezione, e che quindi lasciamo la parola a Laura Gasparini. Grazie, mi hanno detto di essere breve e soprattutto brillante, perché siamo alla fine della serata, quindi cercherò di dare il mio meglio. Comunque, innanzitutto grazie mille agli organizzatori, perché come dicevo,
diceva Silvia, appunto pionieri, forse anziani della fotografia, e io ho iniziato a sentire parlare di conservazione e di linguaggio della fotografia molto prima del 1987, nel 1980 presso il DAMS, dove c'era Paolo Monte che insegnava tecnica della fotografia, a cui ho succeduto poi Italo Zagner, e un giovanissimo Sgarbi che fu tra i primissimi a parlare di Ghirri, tanto per costruire un percorso storico importante, storico estetico. Che cosa abbiamo fatto a Reggio? Quindi questo sapere che attraversava già le istituzioni, quindi le università, l'Università di Bologna, poi l'Università di Parma ovviamente, che ci ha portato a riflettere sul linguaggio della fotografia, sulla materia della fotografia, quindi l'immagine come materia, e da lì abbiamo cercato con i personaggi di allora, che con Luigi Ghirri, con Italo Zagner, ma con Paolo Monti, Franco Bonilauri dell'Istituto dei Beni Culturali ha lavorato moltissimo con Paolo Monti, abbiamo cercato di costruire un percorso che attraversasse anche la conservazione e la tutela degli archivi. Oggi insieme a Silvia poi ci siamo dedicati a una parte più didattica, quindi a scrivere un manuale sulla conservazione della fotografia, perché allora si sentiva la necessità, insomma siamo stati all'estero a studiare questi materiali, forse il nostro manuale del 2000 andrebbe rivisto in certe parti, e quindi lanciamo a voi giovani questo invito, no? di continuare un percorso. Continuare, e oggi ho sentito alcune due cose che mi hanno colpito. Io purtroppo non ero ad Amsterdam, dove si è parlato appunto della ristampa come sostituzione, tra virgolette, dell'originale, e soprattutto nella logica che ben Elvira Antonelli ha evidenziato nell'era delle stampe digitali. Abbiamo parlato di daguerrotipi, di albumine, tutte cose importantissime che conserviamo nei nostri magazzini climatizzati, ma con la collezione di fotografia europea ci pervengono, e così come avete visto anche dalla relazione di Roberta Russo della Fondazione di Modena per la fotografia, ci pervengono delle opere in digitale, e quindi Elvira ci ha mostrato super velocemente la delicatezza di questi materiali, no? Quindi mi viene, non sono restauratore, perdonatemi se mi esprimo in maniera non professionale, appunto, quasi come se il digitale non fosse restaurabile, no? Ma solo ristampabile. Allora certo che questo va forse contro tutti i principi dell'estetica brandiana, di tutto quello che mi ha studiato, mi ha praticato, non soltanto in Europa ma anche negli Stati Uniti, insomma, su cui questo principio brandiano insomma, si è radicato. E quindi anche il pensare di praticare, così come abbiamo visto con la professoressa Fenzi quando abbiamo restaurato tutti i vintage prints dell'esplorazione lungo la Via Emilia, tutti i menabò di Ghirri che conserviamo alla Panizzi, cioè quindi il significato intrinseco del linguaggio della fotografia attraverso la ristampa. Come fare questa ristampa? Cioè ci sono delle linee guida, c'è una bibliografia, c'è una sperimentazione, anche Barbara Cattaneo ha lanciato in questa direzione, per me è stato un amo, no? E che quindi veramente forse richiederebbe un altro seminario o un altro convegno. Sono tutte cose che come restauratori, come conservatori, quali io sono, provengo anch'io dalla storia dell'arte, non dobbiamo soltanto guardare al passato, ma dobbiamo guardare al futuro. Cioè noi abbiamo delle opere digitali, come saranno nel futuro? Quali saranno le tecniche? Insieme al restauratore bisognerà capire quali saranno le tecniche di restauro di queste opere, perché materia è materia, si deperisce, insomma, questo. E quindi questo io credo che sia tutto molto interessante, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma proprio linguistico. Abbiamo visto che i difetti delle fotografie, le luffe, Franco Guerzoni con Ghirri si divertivano a fare nascere le luffe sulle immagini, eccetera, eccetera, sono gli elementi di degrado della fotografia, sono diventati elementi linguistici significativi della poetica di un lavoro o di un artista. Quindi sono tutte riflessioni che all'estero hanno già affrontato
raccontato in parte, mi viene in mente il libro di Giraud, l'errore in fotografia, no? Quindi la fotografia secondo i manuali e le regole di fare una buona fotografia veniva disattesa, ma questo era l'elemento creativo in più, lo sfocato, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che noi conservatori, noi storici della fotografia, così come gli autori, come ben Giuseppe insomma in maniera anche divertente ha raccontato, sono elementi molto importanti e che vanno considerati. Io non so se sono stata brillante, ma breve e sicuramente. E a questo punto, naturalmente, ultima ma non ultima, Francesca Fabiani, alla quale appunto chiediamo poi un racconto ancora una volta. Questo, come avete capito, abbiamo cercato di fare rispetto a un'esperienza qual è stata quella del Maxi prima e poi quella che è in corso in questi ultimi mesi, quindi proprio per avere questa visione più larga possibile di tutto quello che va a incrociare un tema che sembra così specifico come quello del restauro, perché poi il punto di tutta questa storia è un po' questo: uno pensa al restauro come questa cosa chiusa dentro questo cortiletto piccolissimo, in realtà è una cosa che va a incrociare pezzi di mondo inattesi. Grazie, sarò ancora più breve di Laura, che è stata bravissima. No, siamo tutti stanchi, si sente? Anch'io quindi ho gestito, ero curatore del settore fotografia, ma anche responsabile delle collezioni di fotografia del Maxi, che diciamo ho fondato, non mi voglio sbrodare, ma insieme alla nascita del museo, e adesso sono all'ICCD, che ha presentato oggi il nostro nuovo direttore, con un focus sui progetti sul contemporaneo. E da tutte queste, no, racconto solo un'esperienza, come dire, un approccio che ho avuto. Sono storica dell'arte, quindi ho una sensibilità comunque di conservatore, venivo da 10 anni alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e anche sentendo tutte le cose che sono state dette oggi, io non mi ritengo un'abusiva, ma parzialmente abusiva, nel senso che da conservatore poi a un certo punto ti rendi conto che le cose le devi sapere, ma per certo non potrai mai ottenere l'ottimo quando devi gestire. Oggi parlavamo dei campi di grano dell'Oxaca che sta in mezzo alla campagna. Il Maxi, nonostante fosse un museo ex novo, quindi diceva vabbè, diamine, fallo come vi serve. No, neanche quando hai carta bianca e puoi decidere tutto è possibile ottenere quello che veramente ti servirebbe. Per quanto riguarda la fotografia, quindi la stanza climatizzata, ma il colore non si climatizza come il bianco e il nero, veramente è stato un miracolo aver ottenuto un piccolo deposito solo per la fotografia. Questo per dire che alla fine, ma anche per esempio io e Laura abbiamo curato la mostra di Ghirri insieme al Maxi, esperienza meravigliosa. Ghirri, il problema del vintage che hanno virato, allora che comunque volevamo assolutamente ritornare a fare una mostra di vintage, non volevamo utilizzare dei Ghirri, non volevamo utilizzare le ristampe successivamente. Ma anche lì ci siamo trovati di fronte a delle stampe che in alcuni casi erano veramente non esponibili. Cosa voglio dire, per farla molto breve, è che ci sono dei criteri, ci sono sicuramente delle regole, ma alla fine bisogna saper applicare anche il buon senso, che deve mediare, cioè il meglio è il nemico del bene. Quindi, ok, io alla fine al Maxi ho fatto un deposito che la temperatura non era esattamente giusta né per il colore né per il bianchino, ma era un compromesso, altrimenti sarebbero state... Oppure il discorso delle ristampe, ora si sente meglio, delle ristampe, è verissimo, soprattutto i giovani fotografi, ma anche quelli del contemporaneo, i giovani fotografi sono, come dire, proprio la loro sperimentazione in fieri, quindi mi è capitato più di una volta che un giovane che aveva già consegnato le sue opere al Maxi, dopo 2 anni mi dicesse guarda, in realtà ho messo a punto, ho verificato, sto sperimentando altre cose, vorrei sostituire le stampe che ti ho dato. Sì, certo, come dirgli di no. Oppure mi si è sbeccato il via sec, oggi ne avete già parlato, i via secchi di Bond, tutti questi allumini sono abbastanza
abbastanza un disastro anche solo per metterli nei depositi, ma appunto non voglio parlare di questo, l'avete già detto. E, però appunto ti ristampo la foto perché si è piegato l'angoletto, è inutile che vai a restaurare un D-Bond di Campinotto che me l'ha dato l'altro anno, lui mi rimandi la stampa. Questa cosa fin dove è giusta? Perché allora appunto Laura, la aura di quell'opera che comunque, non dimentichiamoci, io ho sempre lavorato per un'istituzione pubblica dove qualunque cosa entra è inventariata con una data, un numero di inventario. Anche quello è un impiccio, allora sostituisci, non è più quello, cambia l'inventario, cosa scrivi di questo moltiplicato per mille, migliaia, per non dire all'ICCB che abbiamo oltre 3 milioni di fototipi. Non posso affrontare tutti i temi, però chi agisce da conservatore si trova di fronte a problemi di conservazione, di diritto d'autore, di praticità, di dove metto le cose, di come faccio i passepartout. Alla fine, come insomma tutti noi sappiamo che il fritto fa male, però c'è a un certo punto che il fritto di baccalà te lo concedi, perché hai deciso che ci sono una serie di circostanze che lo rendono, diciamo, rendono più utile mangiarselo. Ecco, è così, bisogna sapere un po' tutto, però nella pratica trovare una media, diciamo, di buon senso. E per chiudere mi collego a Nicola Annunziata, perché Nicola ha vinto la residenza d'artista che abbiamo fatto l'altro anno nel CCD, dove abbiamo aperto grazie all'azione pionieristica di Laura Moro sul contemporaneo in CCD, che ora continueremo, e ha realizzato un lavoro sugli album fotografici del CCD l'altro anno, che stiamo pubblicando con un libro con FW Books, quindi siamo molto felici, stiamo in chiusura, dove sugli album, oltre a riprendere alcuni dettagli, ha preso gli specchi d'argento, le muffe, veramente un termine abusato, ma veramente poetiche, di una tenerezza queste foto. Chiudo così, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie, chiudo anch'io rapidissimo con due semplicissime notazioni che mi riguardano appunto direttamente, visto tutti i discorsi. Io ho di recente aperto a Torino una mostra di Sandy Skoglund, un'artista americana che lavora con la fotografia e non solo, e la Skoglund è venuta per l'appunto a Torino, ha fatto una conferenza, e durante questa conferenza raccontava la nascita e la realizzazione di questo suo ultimo lavoro che si chiama Winter, che lei definisce, ma che letteralmente è una fotografia stage, messa in posa, messa in scena, con la presenza all'interno quindi di sculture, di oggetti di vario genere e tipo, e lei la definisce la mia prima opera interamente digitale, nel senso che tutto quello che c'è in quell'opera, le sculture, la fotografia, questi fiocchi di neve stampati su alluminio e via dicendo, sono tutti nati digitalmente su un computer. Ecco, io credo che appunto quando si parla di restauro, d'ora in poi bisogna cominciare a ragionare sul fatto che non solo le fotografie ma anche le sculture si fanno in 3D con tutto ciò che ne consegue. Ecco, io credo che quello sia un po', visto che c'è il termine contemporaneo alla fine del nostro invito, no? Ecco, io l'altro giorno ho letto che si può fare un paradigma micidiale solo dentro gli schermi e i meccanismi di quell'oggetto. Infine, visto che si parlava di Laura Moro, Amici e quant'altro, immagino che forse stamattina sia stato detto, ma lo ripeto, domani pomeriggio, se qualcuno fosse qui in Arte Fiera, c'è un convegno per l'appunto ancora sulla fotografia e sul progetto fotografico organizzato dall'IBC, quindi credo possa essere anche una continuazione in qualche modo dei discorsi che sono stati fatti fino ad oggi. Ecco, e qui mi taccio e lascio per appunto la parola, sì, per le conclusioni. Grazie. Nella chiudere, non volevo prendere anch'io più tanto tempo, anche perché ormai l'ora si è fatta tarda, come si dice in gergo, volevo solo riprendere un attimo il lavoro fatto da un signore, un nobile francese che fu ghigliottinato nel 1789, uscì con un'affermazione che divise un po' il mondo, diciamo, dell'impossibile con il mondo della scienza reale, ovvero nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questo è un tema che nella conservazione diventa il punto nodale di tutte le cose. Da questo piccolo giro di
di esperienze, di idee, di cose, tiro fuori alcuni temi. Uno comincia con un termine, Polaroid. Non è Polaroid, è discorso. Polaroid, chi si ricorda? Gli artisti che facevano le foto con la Polaroid e facevano le mostre con la Polaroid in giro. Cos'è il male di una Polaroid? Qual è l'essenza di quel materiale che è fortemente e altamente alterabile, tant'è vero che quelle che ho io ormai sono diventate tutte delle cose quasi più illegibili, è recuperabile il restauro di questa cosa qua, ma allora il punto dove sta? Sta nel materiale o sta nell'immagine che il materiale riporta? Cos'è la foto di Frank Capra, le due foto che sono più famose, quella del militare ucciso e quella dei militari che alzano la bandiera, che è un momento in cui in realtà si discute ancora oggi se sono vere o false, o vero costruite oppure no, sotto molti aspetti. Cioè, era più importante il messaggio o era più importante l'immagine? Ma riguardo ai materiali, immaginiamo cosa può essere un insieme delle fotografie di David Hockney, che fa questi collage con tante foto messe insieme che creano delle immagini. E abbiamo vari scatti, varie stampe, varie che si mettono insieme, che hanno colori diversi, che si aprono in maniera diversa, che si comportano in maniera diversa, e i processi, soprattutto i processi dei materiali utilizzati, a cominciare dalla parola, alla Polaroid ci aggiungiamo tranquillamente le diapositive. La diapositiva è un passaggio di impressione che veniva fatto con un trattamento chimico, a seconda della qualità dei reagenti, più o meno, e della qualità del lavoro, date a volte a macchine o cose di questo genere, chiaramente la qualità anche poi della sua conservazione diventa fondamentale e importante nel contesto generale. Quindi anche un po', cioè forse poi non abbiamo ancora parlato, scusatemi, ma io come chimico mi ci sento un po' portato a parlare della materia e del suo comportamento, di come sia importante. Quindi c'è un po' da capire cosa riusciamo a recuperare da tutto questo, quanto il restauro può effettivamente diventare una delle cose. Ecco, non volevo dare delle risposte, mettere altri punti in più su cui riflettere. Il legame economico ovviamente mi sembra che sia stato detto molto chiaramente, molto bene, ma stiamo parlando di una cosa che si fa a coppie, volendo. È un po' come i litotipi, no? Ci sono delle litografie, scusate, delle litografie, numero 45 delle 101 litografie, ha un valore, eccetera, se ne facessi 500... Non funziona così. No, so che non funziona così, lo so che non funziona così, però non sto dicendo che funziona così, sto dicendo che è una possibilità del sistema della coppia. Poi la coppia esiste, adesso le immagini sono vendute, tuttora vengono vendute le immagini, vengono vendute i negativi, vengono vendute le immagini in maniera separata, volendo, anche senza in alcuni casi successo, almeno delle aste, queste cose del genere qua, almeno quanto poi non è il mio mestiere e me ne sto zitto, ma in ogni caso è un problema dell'arte contemporanea, dove spesso volentieri ci troviamo con artisti, l'abbiamo sentito anche prima, che dicevano: ma io questo te lo rifaccio, non solo la fotografia, anche opere d'arte, altre genere, si è alterato, ma è andata male, ma io se vuoi te lo rifaccio. Io dico un'ultima cosa così veloce, sulla quiz, visto che è stato tirato piuttosto fuori e di nuovo un'altra giornata di studi sul problema: la fotografia si rovina, la restauriamo o la facciamo ristampare? Il mercato è chiarissimo, le cose ristampate non le vuole, lo dico in maniera... Ma questo è chiaro, quasi tutta l'arte contemporanea, anche molti interventi di restauro su molte opere d'arte contemporanea. Però dico attenzione ai musei e alle collezioni che fanno ristampare, perché vi trovate dei copy print, non più delle opere. Poi, per carità, ognuno ovviamente sceglie le proprie... Questo è innegabile, resta il fatto che la materia permette questo passaggio in maniera molto più semplice che fare una copia di una statua romana con un marmo antico, sì, che viene sempre da Carrara, eccetera, eccetera. Cose che sono state fatte, tra l'altro, perché ho conosciuto dei marmisti a Roma a suo tempo che facevano tranquillamente copie di statue romane usando un marmo, e poi venivano a chiedere magari a noi se era, gli agnosti, se era un marmo originale oppure no. È un marmo. I secoli della storia li ho avuti, adesso da capire se era quello vero oppure no, è andato più complicato. Comunque, insomma, giusto per chiudere, poi saluto, c'è un concetto anche molto importante, che forse è quello più importante, che è la proprietà intellettuale, che è uno dei temi che sono trasversali e che nelle soprintendenze sono uno dei punti forti su cui chiaramente noi lavoriamo molto, perché poi c'è sempre di riconoscere chi ha fatto la foto, in funzione di chi, la proprietà, eccetera.
forse al punto anche di capire che, ripeto, non sto dando soluzione, sto dando punto. Volevo dare ancora, solamente riprendere un po' dei punti. E ritorno un po' a quello che è un tema che io ritengo fondamentale nell'intervento di conservazione. Non parlo di restauro perché uso i termini che ormai il mondo internazionale ha riconosciuto come fondamentale. Conservazione è il termine che raccoglie l'insieme, questo è deciso dalla comunità internazionale, non da me, raccoglie l'insieme dei termini di restauro, conservazione preventiva e conservazione, diciamo che ancora questo è uno dei temi che stiamo discutendo con la traduzione in italiano, remedial conservation e quella inglese. Ecco, la conservazione ha necessità probabilmente anche di fare riflessioni e di, non di dare delle soluzioni, perché forse non c'è una soluzione unica, non ci sarà mai una soluzione unica, ma di dare quantomeno delle linee guida su come si devono affrontare e portare avanti certi concetti. Quello che sta dicendo appunto la nostra collega è dire: ok, guardate, dovete conoscere i materiali, perché se andate a restaurare qualcosa cominciate a capire se è originale oppure no, tanto per capire, perché se non è originale vale un quinto di quello che probabilmente vale se non di meno ancora tutto quanto, quindi forse vale inutile o quanto ci sono altri problemi. Questi sono dei temi che secondo me aprono delle porte, e mi sembra che questa giornata che è stata portata sul tema della fotografia del contemporaneo abbia cercato di dimostrare queste problematiche, queste cose. Quindi ringrazio tantissimo ancora ovviamente tutti i partecipanti alla tavola rotonda e i loro contributi in primis, ma soprattutto l'Accademia che continua con i suoi collaboratori e con le sue strutture a permetterci di organizzare questi incontri che hanno sempre come tema la conservazione del patrimonio dell'arte contemporanea. E quindi vedremo, per il prossimo anno avremo un altro tema, lo affronteremo, lo stiamo discutendo, verrà chiaramente comunicato, le date sono più o meno sempre quelle intorno alla fiera che si terrà qui a Bologna, quindi avremo modo di incontrarci ancora di sicuro il prossimo anno, magari per affrontare il tema della fotografia in un altro argomento, in un'altra situazione, in un'altra cosa, che possa essere legata alla conservazione del patrimonio. Grazie a tutti e buona serata e grazie.